Cioè, questo c'è da dire. Intanto ho startato la live. O comunque ho le palle piene di questa roba, quindi mi sono licenziato, basta. Tanto ora abbiamo. No, più che altro abbiamo sistemato i problemi con la casa. Abbiamo finito tutte le cose. Dobbiamo fare le ultime cose. Domani le dimissioni e pagare l'acqua. Veramente ti licenzi? Domani devo firmare le dimissioni. Già mi sono licenziato. Ah, penso stessi scherzando. No. Vabbè, ma io sto cadendo malato veramente di testa. Io sono 2 mesi che voglio tornare a Napoli perché non ce la faccio più. Pur di non andare in sta fame. Cioè, sai cosa vuol dire svegliarti e svegliarti con quel pugno nello stomaco? Beh, Sola, se fa così tanto cagare, cioè che deve fare? Frustarsi. No, mica ho detto niente. Non credo che ci sia, quello sia l'unico lavoro disponibile in tutto Pordenone. No, no, voglio sperare di no, ma che cazzo? No, Perché no, io non è già ho. Napoli, bro. Già ho richieste di lavoro tante. Nate semplicemente non lo trova, fa fatica, ma perché non ha l'auto? Che l'avrebbe, gliel'hanno trovato 3 lavori, ma comunque le aziende non vogliono persone senza auto. Che boh, hanno la mamma puttana, più di questo che gli devo dire. Non vogliono? Gente che non ha auto. Ah. Perché sennò è un casino. Avendo una cazzata, però. Meglio non fa come cazzo, Penso l'azienda non è dipende dal mia. lavoro, penso dipende dal lavoro. Poi, sinceramente, Sora, io non voglio fare il lavoro da fabbrico. Io mi rompo i coglioni. Cioè, io immaginare di fare ogni giorno, ogni santo se fottuto giorno, la stessa cosa mi fa venire mal di testa. Basta, non ce la faccio più. È veramente una tortura. Io Immagino. ho bisogno di parlare. Cioè, io personalmente ho bisogno di parlare. Cioè, a me i lavori che si addicono sono quelli parlati. Fammi fare Tecnotelecom. Ma fammi fare anche il commesso, mi va bene. Ma non farmi fare più fabbri. Infatti voglio proprio cambiare. Infatti ora faccio trovare prima il lavoro a Nati e sistemo Nati. Sistemata Nati mi cerco un lavoro. Perché il fatto della scusa dell'auto. Non è che faccio, io non vado al lavoro. Io dico sì sì all'auto. Appena trovo la persona che l'accompagna, ce l'ha da una settimana. Comunque io finisco alle 13 di lavorare. Quindi lei, uno ha il tempo. Uno voglio godermi almeno una settimana perché voglio fare la maratona. Quindi 1 o 2 settimane mi sto proprio a casa di ottobre. Tanto devo prendere un sacco di soldi sto mese. Perché tutto il TFR, tredicesimo, eccetera, sono 3.000 e Invece devo vedere se mio padre può prendere l'invalidità, no? passo. In Ma penso realtà. di sì. Che casino, Madonna, tu non hai idea, pure me in un periodo veramente pesante. Vabbè, ma io sono stanco, semplicemente sono arrivato al limite. Ho bisogno di cambiare, capito? Se io non cambio, peggioro solo la situazione. Ha detto, ora abbiamo sistemato la casa, abbiamo consegnato la casa come la volevano, ora paghiamo le ultime cose, abbiamo finito. Poi adesso ora rimane Nati il lavoro, cambiare il lavoro, comprare l'auto e operarmi. Quindi queste 4 cose, io ho risolto tutti i miei problemi della vita. Com'erano le pizze? Ho spostato una mortadella e. Ha spottato una mortadella e pistacchi? Dove? Mia, Ah ti avevo sì. fatto la foto Ho dalla spottato, storia. guarda, chi è No, stato? la mia. Ah, intanto vi Mi sposto. ricorda casuccia mia. Anche se non è la stessa qualità, però. Ah, che bello, voi mi sentite e io no. Cioè, voi mi sentite e voi non potete parlare. Io posso parlare e voi Invece non Vale ha possiamo preso la parlare. quattro formaggi. 4 formaggi, infatti già a cagà. Allora, Ecco, abbiamo il bravo, così server. si fa. Ma che cosa bella che ho detto. Ah, vero, mi devo dare da Voi mi mangiare alla sentite e io no. pizzeria. Avevo sbagliato, volevo dire un'altra cosa. Comunque, Panza, sì, c'è il boom economico. Poi, pizza sincero. Anche per la questione di questo, capisci, no? Il fatto della creazione del gioco. YouTube, Twitch, io ho bisogno di un lavoro stabile. Io ho bisogno di un lavoro che 8-17 finisco, dalle 17-20 faccio i cazzi miei che sia creare gioco, che sia modificare video, la sera faccio le live. Questa è la mia serata. Io voglio una giornata regolare, io non ce la faccio più i turni sono un massacro. Io non sto dicendo voglio il lavoro perfetto, voglio stare al comune, stare nel comune, assolutamente, come nel gioco. Però capisci che a un certo punto la testa va. Boh, dai, adesso pensiamo sulla server di Minecraft. Era un piccolo sfogo personale. Semplicemente ho bisogno un po' di aiuto, sto male con la testa e. Ma è normale, ma ci sta, eh. Avere
Ho pensato più di una volta, un paio di mesi, che di tornare a Napoli perché non sono felice, basta. Ora vediamo se cambiare lavoro e vedere che mi dà le possibilità di fare le cose bene, altro discorso. Ok. Detto questo, è il momento di mettere mano al lavoro. Allora, non si parte mai che è notte, ma si parte sempre che è giorno. Allora, andiamo a lavorare, andiamo a lavorare. Chi lo sa, pizza? Lo scopriremo sicuramente in un prossimo video. Che c'ho due pesci crudi? Ma dove cazzo ho preso? Com'è questo cambio di location? Perché ho cambiato casa. Come perché, Jumper? E poi fammi vivere ancora nel Tucuria. Guarda la cassa com'è ricca. C'ho 28 diamanti, qualcuno li vorrà comprare. Lo so, ma ok. In che senso, ok? Come mai questo cambio di location? Lo so, ma ok. Che cazzo significa? Attenzione, battaglione! Uè, capo. Bravo, Buonasera, a breve buonasera. diventerò il re di questa città. L'imperatore, l'imperatore Ma oscuro. tu già sei il re. Ah, hai ragione. Visto che nessuno mai si candida, mi va bene così. Detto questo, abbiamo tante cose da fare. Dica. Oh, guarda chi c'è. Ciao, È il Felipe, mitico. capo È Felipe. il mitico messicano. Ciao, Felipe, come va? Ho sentito Uka Uka. Sì, What? dobbiamo demolire quello che Devi ho demolire quella? Sì. Ah, ti sei fissato ormai, signor Sì, Felipe. deve esplodere. Sì, ora C'è prendiamo pure delle il bombe. mio Chi è che ha esplosivo. le bombe? Dove si comprano? Signor Messia, volentieri. No, mi servono peraltro le No, bombe, mi non tanto non dispiace. si possono più usare le Allora, bombe. intanto devo pagare lo stipendio a persone e pagare la tassa, quindi veniamo, dai. Aspetta, vediamo in quanti ne siamo poi. Ah, signor Ma Bendel. Ebbene, è esploso. Sì. Ammiraglio non c'è oggi. Dovrebbe esserci. Allora, signor. Aspettiamo un attimo i fogli. Ah, sto qua del 40% dei minatori. Mandatemi a fanculo, mi sono rotto i coglioni. Cancello. Se No, non cazzo. Tanto non paga mai nessuno. tanto sei troppo Cosa ricco vuol adesso, cazzo te ne frega. Quello era solo per il dire? primo periodo. Che hai detto, Nade? Che ho cambiato l'acqua che sta bevendo un casino. Signor Bell, mi porta gli esplosivi, grazie. Allora, aspetta, che esplosivo, un Esplosivi. attimo solo. A me serve. Allora, caro il vero messia, ed ora Red paghiamo i stipendi. Partiamo con questa paga, No, mentre. prendo io lo stipendio. Allora, io prendo Addirittura. 80. Sì, lo pago come le tasse, però. 80 Ale, poco per dopo. il signor Doge. Vediamo le tasse che devo pagare, così le pago pure. Dora Red. Mettiamo il libro, ok. Io devo pagare di tasse, vediamo. Terreno più casa 10, terreno più pesca 25, terreno più attività sono 50, terreno più attività 75. Praticamente tu stipendi me. Mi rimangono 5 Enrico, però non proprio. deve pagare le tasse, capito? È vero anche questo. Ora devo dare lo stipendio al pagliaccione. Che era. E chi sarebbe il pagliaccio? Scusa. Tu. Vabbè. Oh, picchia il doce, Va bene, nel frattempo non
A ragazzi a pagro parlamentari Guarda, 70, ok. provo a accendere. Ah, qua di Doge, comunque devo pagare anche 25 dell'attività, non si dimentichi. No, Se vuoi pagare di più, paga lui. magari si è dimenticato che ho l'attività come apicoltore. Mi sa che si scarica a battere. Vedi che c'è una bilancia lì sopra. Usa quella lì. Scusatemi che c'è. Allora. Cazzo sta a fare? Allora, devo pagare 70 a pagliaccione. 70. Ancora. Però tu mi devi dare 25 dell'attività. Quindi paghi già 25. E Sì, siamo a posto. adesso fai 60, 10 poi della casa, ti 30. rimangono 25. No, 35 la mente. 25. Come fai il truffo? 35 sono. Sentito, certo. Ok, abbiamo Sono fatto. 70, meno 10, 60. E meno 20. Oh, fra, sono 35, sono, non so 25. Ben Carlo, il vero. Ah, se tu prendi 70, meno 35, quanto fa? È troppo complicato. 35, Per il porto 35 vabbè. parole. Allora, mamma mia, Sì. ho abbassato manco troppa buona qua. È un bel. È Ma ci capo prova. che i Eh? dipendenti non sanno capo, lavorare. ma lo fumo quando sei ricco, bastardo. Allora, Non mi chi è pagare che deve adesso. fare? Devi pagare tu, Pago Ciro? io. Sì. Allora, stipendi pagati sicuramente no. Tasse pagate, scrivo il nome. Vabbè, salve. Felipe. Felipe, tu già sai quando deve. Ciao, buonasera. Felipe, lei mi deve, facciamo i conti insieme. 85, dai. 10 è Ma non puoi miniera, scriverlo. 25, Non puoi 25, scriverlo solo. 50, 75, sì. È Non fai prima a scriverlo solo ogni volta, scusa. più bello controllare, sembra realistico. Vabbè, io vado. Dove Posso farlo io quella cosa del vai? Ma segno? signorina, comunque se stai parlando non ti sentiamo noi. Perché è strano che sei silenziosa. Mi ha fatto un po' strano la cosa. Boh, comunque noi non ti sentiamo. I Va bene. soldi sono sempre 25, non cambia mai. Aspetta, ok, fatto. Non la sento comunque. Ha un problema un po' È la smutata gola. su Discord, ma non c'è, cioè non Fammi sento. vedere. Eh sì, No, non la c'è, sento. ma. Strano. Forse ha cambiato il microfono. La voce? Ha fatto un'operazione vocale? C'è un problema, C'è un sì. problema. Vabbè, questo l'avevamo capito. Ma anche non darmi i soldi è un problema. Quello è un problema secondario, capo. Va bene, allora intanto le ho scritto che lei ha pagato, poi mi dai i soldi, oppure mi dà già i soldi. Beh, da lei. Dopo, ok, va bene. Signor Doge, Dica. viene con me a fare qualcosa o lo faccio da solo? Andiamo, è ovvio che vengo con te. Però devo obbligare il signor Hai visto Carlo, abbiamo i giusto? cavalli adesso? Lo Stato ha due Sì, ho cavalli. visto. Allora lei deve obbligare il signor Brown ad darci gli esplosivi, perché tanto a lui non servono. Ma chi ha gli esplosivi? Ben. Ma compra la polvere da sparo? Ma ce l'ha lui, tanto l'aveva comprato io, farà passare i pirati, però adesso Ma Sara? che Ah, non si può. Chi? pensavo Sora, fosse boh. entrato. E si inghiozza. Mi vedi. Ma dov'è il signor Ben? Ma guarda che Come schifo, viene a c'è casa un mia? buco là. Ma se dici casa mia, viene di là. Ma ho già visto che gli ho dato una spada incantata così fa prende il triplo della carne, sto stronzo. Ma mi sbaglio, qui c'è un accumulo di animali non a norma. Mamma mia, ma chiamerò subito il consiglio del WWF. Mo sì, mo chiamiamo un attimo il tipo delle infrastrutture, qui non va bene. Sì, no, non va bene, Oh, non no, va non va bene. bene qui. Non va bene, non va bene. Vada con i polli. Poi qui due specie mescolate, guardate. Mamma, Questo. no, no, aspetta, bisogna subito sopprimere, altrimenti ci sarà qualche Ah, fammi vedere incidente. cosa vende sto signore. Quanta roba ha nel mercato. Oh, si è preparato tutti i soldi, guarda. Perché adesso con la mia spada fa molta più carne. È Capo, annatato c'è un qua. fuggitivo qua, che facciamo col fuggitivo?
Ma dov'è il signor Ben? Venga, venga, intanto prendiamo. Ah, ok, va bene, so. Non ce l'ho un accendino. Posso incantare il mio binocolo? No. Ah, peccato. Può incantare l'accendino, però. Che sono 6 volte. Davvero? Sì. E cazzo me ne faccio? Non lo so, dura di più. Chiami il signor Bankart, che dobbiamo fare la... Mannaggia, santa Gesù. Metto la carne che ho trovato a terra qui. Qui dobbiamo fare le demolizioni e le persone non vengono. Boh, maleducazione. Vabbè, senti. Taradara tarada. Andiamo a fare esplosione. Sì, prima che vengano troppe persone, dopo non riesco a seguire più nessuno. Andiamo, andiamo. Ce l'hai esplosivi, coglione? Ma dov'è Ben? Ma è qua, era qua da... Ma ah, scusa, è sparito. Salve signorina, se stai parlando non la sentiamo ancora. Non lo so cosa hai fatto. Pazza, sono chiuso nella stalla. Ma come è chiuso nella stalla? A sta stalla? Esci, dai, ah. Ah, tu perché sei stato sulla stalla? Oh, questo è il mio cavallo, guarda Felipe. No, sono quello dietro. No, quello è di Nate, scusami. Questo, no, si chiama Ciro. No, Ciro è mio. È tuo. Esci, oh, scendi, scendi, scendi. Ah, perché non posso aprire, scusa? Cioè, non capisco. Perché devi sempre... Questi sono del comune, guarda. Cavalli del comune, vedi? Cavalli del comune. Questo si chiama Erdoge, ermitico Erdoge. E quello si chiama Mario. Come Erdoge? Occhio Erdoge, Mario. Chi è Mario? No, a caso ho messo un anno. Andiamo. Felipe. Oddio. Andiamo a fare demolizioni. Chi è che se ne freccia? Signor Panther, venga, dobbiamo fare. Dobbiamo fare le demolizioni, venga, se ne può, venga a vedere. Demolizioni? Dove sono le bombe? Benissimo. Carlo, ce l'hai le bombe? Bombe? Se mi dai 35 di lame, ma ti ridà lo staff, è la demolizione statale. Sì, è una demolizione statale, dai, mettile che ti paghiamo. Dai, metti le bombe. Metti ste cazzo di bombe. Ma le deve prendere, le deve prendere. E intanto, boh, vabbè, bruciamo qualcosa. Peso un po' di fuoco qua. Demoliamo sta merda, per favore. Che c'è, che un coglione ci ha messo 3 sessioni. No, stai fermo, no, lascia perdere. No, no, è bombe, facciamo qui. Ah, proprio con le bombe pesanti. È normale, che fai? Devi fare la demolizione reale, che fai? La demolizione finta. Un coglione ci ha messo tre... Salve, la sentiamo, mi sa, parla. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, 25. Allora, no, lei poi mi deve pagare anche per fare la cosa. Che cosa? Per fare l'avamposto. Fare cosa? L'avamposto. Ah, sì, allora aspetta un attimo, stiamo facendo una demolizione. Se vuole osservare come faremo la demolizione... Ovviamente la demolizione no, è sicura. Perché io in realtà avevo ipotizzato di comprarla, però mi hanno detto no, preferiamo demolirla, quindi ho detto vabbè, va bene. No, no, comprare no, non si poteva vendere. Qua sarà costruita la chiesa. No, no, lascia fare a me. Ah, bello, la chiesa del villaggio. Signor Ben. Oh. Signor Ben, che sta facendo? Dai, ma come cazzo hai? Ma che cazzo sta andando? È un po' ubriaco il nostro. Ma con l'armatura in diamante così scappa. Dai, veloce, che prende poco tutto, poi non si può un Ste cazzo, sto cazzo di fuoco, te. Ah, te muove. La mia esplosiva, che sono a pipicere io. Ne ho due però. Ma come due? Facciamo una magia, aspetta. Ma sennò me ne 10, cazzo. Ok, non c'è il tipo che fa la TNT qua ancora. E chi? Cazzo ne ha? Io sono due.
Ah, e dobbiamo stare attenti a non fare esplodere anche la casa di Ben. Eh sì, è vero, attenzione. Oh. Ma ci salta cava. Dove sta? Se... Ecco qua. Per favore, demolisca tutta questa merda. Da dentro, no? Non è meglio Sì, da ragazzi, dentro. mi raccomando sicurezza. E prima di tutto i tappi, mettete i tappi, gli occhiali già ce l'ha il signor Masdrubale. Aiuto. Bravo, mettiti dove dobbiamo demolire, così sattinati anche tu. Ora sta preparando le bombe, Sì, bravo ragazzi. vedi? Ora sta Oh no! preparando, che devi sapere che... Ehi, dissocio da questa. Giustamente i Aspetta piedi di pelle di anche scuro di derubare. pelle. No, pensavo fosse quarzo. Oh, guarda chi c'è! È ritornato il Sono cacciatore. tornato! Grazie, Ora! Sora. Sora, guarda lì, Vado a fare il Tendo a piede. piangere quasi. Guarda la tua Scusa. attività, guarda quante attività intorno adesso. Ho visto. E io Ci sto. stiamo un po' Ah, siete espandendo. pronti per la demolizione? Mi raccomando, Dai. sicurezza, mi raccomando, Oh no, guardate aspetta un attimo, Felipe, aspetta un attimo. Non è Signor che vola sulla mia Doge, dovrei scala? parlare di una cosa un No, po' fuori tranquillo. RP. Ok. Mi dica. È che mi dicono dalla mia live, voce sfalsata dal video, lei cosa usa per registrare le Streamlabs. live? No, allora non sa come funziona OBS, o sì? No, OBS quello vecchio non mi fa schifo perché è fatto veramente Posso male. farlo? Signor Ah, Doge, aspetta. game over. Venghi là da me. Posso Comunque, farlo? ti consiglio Streamlabs che è veramente Posso più avere facile, questo intuitivo e onore? migliore. No, stai Vabbè, ma ormai. Niente, Lo grazie. consiglio. Carlo! Allontanati, è pericoloso! Togli, 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 Carlo! via, attenzione, occhialini, occhialini. Non ha preso, Carlo, dammi un accendino. Aspetta. No! Oh, che Oddio, succede? Oh, che anche sta lui si succedendo? chiude. A catena, vai! Oh, cazzo! Oh, via. No, Sto non perdendo. erano abbastanza, mi sa. No, No, ci sono dentro, che ma se tu cominci a neanche accendere... non Come posso cazzo le hai messe accendere. queste bombe? Ma Allora non faccio io c'erano l'arancia. troppo poche. Faccio io, aspetta. Ma troppo poche, troppo tante. No! Aiuto. Jumper dice stronzi, non capisco perché stiamo facendo una demolizione umana. Perché avete tolto se cazzo di cavolo? Oh, fino a me. Non esplodere, dammi Ma come cazzo fai? Ma l'accendino! sei un pessimo artificiere, ti giuro. Ma non ho un accendino! Aspetta, fermo, fermo Ah, lì. vai, Ma brucia sotto, Giorgia, sotto, Giorgia. sotto. Sto Ma parlando. cade là, Il legno, no, dico il appunto. legno, brucia il legno, così brucia Oh, tutto. fai attenzione però, Brucia il legno intanto. Oh, mamma Sto mia, morendo. via adesso, via, attenzione, attenzione. Vedimi dai Devo pagare lo coglioni. stipendio a Sole e Panzer. Dopo venite al comune e pagate anche le tasse. Arrivo. Vieni, Dove vai? Oh, stai andiamo. qua, aspetta. Ecco, attivazione, attivazione. Attenzione, Via. via. Ma quella bomba prende Niente, fuoco per buono. finta. Oh, ecco, si è attivata. Attenzione. Mamma mia. Ma fanno È schifo, proprio ma esatto, erano no? troppo Sono poche, cavolo. Va bene, ho capito, finiti. dai, aspetta, risolvo io questo problema. No, si caccia il cavolo, tira poi di bombe. Risolvo io il problema della sta della casa. Vada, vada, No, sono troppe, vale, vanno fatte esplodere tutto. Oh, No, aiuto! no, Vale, no, 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 no,
Aiuto! Madonna. Vabbè. Dai, devo molto peggio, sinceramente. Sì, infatti. Scappa, scappa, scappa. Animas! Oddio! No! Oddio! Oh, stavo per andare sopra la casa di me. Qua no, qua no, qua no, se no vola tu, è bravo. Vai, c'è un primo accusti, hai giocato, altro che dove iniziamo. Ma qua è un cratere proprio una merda. Ti cazzo, ti cazzo lo... Perché un coglione ha fatto sta casa di merda. Ma è troppo profondo, ti cazzo la giusta sta cosa. Non fa... Beh, no, no, bisogna aggiustare, come? Aspetta, ma aggiusto io, aggiusto io. Mi prenderà affitto questa terra. No, qua c'è la chiesa, che affitto questa terra? Sto scherzando. Ma la devo costruire da capo, la chiesa. Dagli sta merda di casa. Ah, tua Jumper ci ha occupato. Jumper 3 sessioni, questa è manco più venuta a giocare. Dio, che è un bastardo. Una casa, mai.
Cazzo, fa costruire fa casa del gigante, e 7 e 10.000 euro, e poi manca ci sta. Andiamo a una fase sempre accusata, Grazie, questi materiali vi servono. Prenda tutto quello che può, veloce, prima che... Rubi, rubi, rubi. Io vengo a rubare tutto, sapete, mi serve sempre. Mi sembra... Materiale serve sempre. Materiale gratis. Ma nemmeno lei è italiana, è come Felipe, è straniera. No, io sono italiana. Solo Da perché come ruba parli, casa, un non po' so. razzista, eh? No, ho parlato così apposta. No, no, ma Vale, non... Cioè, non ha senso, questa cosa è una merda fatta così, cioè. C'è un buco sotto. Appariamo il buco. No, vai, vai, Alice. Vabbè, buona fortuna. Se no la servo. Ho raccolto due TNT, vi servono? Ma come? Ah, sono mie, dammi, dammi. No, le No, piante, mie, le piante. basta. Oh, Prego. sono mie. No, aspetta. No, belle. Aiuto. Accendete. Fermo, Carlo, fermo. Accendiamo la stalla, accendiamo. Certo che in aria di Quanto non avevi pagato? Hai cambiato È modello sistema? Che ti ha cambiato il forno? Semplicemente il nome. Oh, Yotto, vabbè. Ah, io già mi sono rotto i coglioni, mi aiutate? Carlo, che dobbiamo fare Sora. Oh, Sora, prima di tutto devi penso Comunque, riempire il tuo Sora, negozio siamo... perché l'abbiamo svuotato. Sora, se vuoi Quanto cominciare, ci vediamo saranno che... come vuoi uscite te lo di dico. Non ho capito Cioè, vi niente, serve Carlo. della terra per Madonna, rimettere a mannaggia, cioè, posto no, ma il fa il pianto doge, da fa il doge, fa il doge, fa il doge. Faccio No, ma io io non perché ho sto mai mangiato facendo una... a casa. Sto facendo la magia, sto facendo. Sono di nuovo posseduto dal demonio. Vabbè qua che mi tocca fare a cosa di jumper, mannaggia puttana. Vale. Oe. Fatti pagare, stronzo. A chi mi paga? E ti devo pagare le tasse, mi devi pagare pure tu a me. Ah, ma andiamo, aspetta. Comunque vedi che devi riempire anche il tuo negozio, però ti hanno svuotato tutto. Vorrei approfittare della notte, però dovremmo pagare. Ma vedi che c'è Gabriel adesso per andare a comune? Fatti fare da lui. Sì, aspetti me, aspetti domani. Ah, il prude e collo. Guarda cosa sto facendo io. Le bombe, siamo le bombe. Oh, oddio. Le idee di pizza sono sempre una merda. Ma non so se è entrata ancora.
Boh, non lo so, aveva comprato un sacco, ma non solo lui. Quindi se ce l'hai avrai sempre più clienti però. Mamma mia, ho quasi finito. Ok, finito, arrivederci. Mi sblocchi anche il fornello? Salve. È finito, devi fare... Sì, ho finito. Così se voglio fare il sotterraneo, c'ho anche il buco sotto. Ehi, sta già tutto pronto praticamente. Ho cancellato tutte le cose che non sono del mio inventario. Che è modo. Bisogna solamente fare tutto. Solo... Ah, intanto fammi andare a comune che mi cercavano qui. Vabbè. Sì, dimmi. Beh, non è istantaneo il no, quello sì, che... Okay. La cosa, hai provato a cercare nel tipo se fai impostazioni, cercare tipo delay, cose di questo tipo? Impostazioni di OBS. Ritardi, perché di solito potrebbe essere che hai inserito... Salve, buongiorno, buona. Ehi, sono le casse, come sono belle equilibrate? Mamma mia, ste piene, sono troppo belle. Mi piacciono. Mi piacciono, mamma mia. Sì, sì, è alta qualità questa. Sei pagato lo stipendio? Hai pagato le tasse? Sora, l'hai pagato lo stipendio? Già fatto tutto. Ah, hai pagato anche le tasse, Sora? Tutto. Bravo. Ciubacca, allora, per l'avamposto, parliamo di affari. Esatto. Io le pago intanto i soldi, ma se li potete... Ma io le devo dare del tasso a business. Quindi... Sì, mi dica voi. Poi? Dobbiamo decidere un prezzo. E lei mi deve dire quanto costerà. Allora, aspetta, perché per il porto aveva pagato 7. Vabbè, si è fatto l'ufficetto. Ok, va bene, parlava un po' di... Che materiali servono? Allora, a parte che quanto deve essere, cioè parliamo un attimo di, andiamo un attimo a vedere dove deve stare e quanto grande deve essere, perché da quello baso il prezzo, ecco. Va bene, andiamo, le faccio vedere così intanto ci organizziamo. Io avrei un prezzo in testa. Però non figurati, figurati. Sono io, bisogna vedere. Vabbè, intanto, allora, le dico, lì abbiamo il porto, quindi da lì abbiamo una visione, grazie all'ammiraglio, eccetera. Poi di qua, signorina, abbiamo detto su quella collinetta. Questa collinetta, perché da qui noi possiamo effettivamente avere un Abbiamo detto sopra qui. Sì, perché noi da qui riusciamo a guardare la costa lì e fino a quella costa lì. Quindi lei fai conto, non è che deve fare la torre gigantesca e enorme, è qualcosa di decente. Io pensavo tipo l'avamposto dei pillage, cioè, come idea. Ma non so quanto sia grande. Cioè io avevo pensato una roba del genere come grandezza. Capito? Boh, non deve essere super gigante, quindi deve essere una cosa
Diciamo che è abbastanza alto che dà la visione giusta. Sì. Ok. Beh, dà un po' lei, diciamo, dai, su questa cosa. Qualcosa che non allora... ti faccia perdere troppo tempo tutta la giornata. Tutta la giornata comunque ce la metto, cioè... Ho anche 2 giorni. Ah, ok, vabbè. Intanto dimmi lei. Di base. Io pensavo a un 500. 500 cosa? 500. Ma e che vuol dire 500? Di manodopera. Però penso anche può scendere a 300. 500 di manodopera. E che deve costruire? È così 300, grosso? Vai. Non lo so, vabbè, 300. Che così le faccio più piccole, le faccio... Ah, ma lei contando che paga la roba, ecco. Sì, vabbè, se mi dà 500 pago anche la roba, se no 300 senza la roba. Mi sembra un po' altino, signorina, il prezzo, però... Allora può contrattare, cioè se vuole può contrattare. Facciamo che le do 200 e le compro io materiale. Va bene. Comunque non è Natale, non... Non è ancora Natale, manca un po' a Natale. La volevo avvisare di questa cosa. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Qua stanno altri 10. Eh? No. Le devo dare altri 10 e poi mi faccio sapere il costo dei materiali. Sì, ma forse devo vedere un attimo cosa c'ho. Va bene, veda lei. Tanto subito arrivo. Cioè me li vado a comprare e poi gli faccio sapere il prezzo che ho speso. Sì, vabbè, intanto venga con me che le do le ultime monete. Mancano 10. Cinque, 50 più 30, 80, bene. Più 10, 90, più interno sarà altri 15, quindi 105. Sì, ma dai 85 che ti paghiamo i cavalli dello Stato. Hai capito? Ah, quindi solo 85 gli devo avere... mi dà. Sì, ma devo avere anche... Io ti do un consiglio, comprati un quaderno... Sì, ok, ma comprati il quaderno dal tipo dei libri, che così quando devi iscriverti chi ha pagato l'affitto dei tuoi cavalli. Ma io lo so già. Ma scusate, 85, come mai 85? Perché abbiamo i cavalli dello Stato. Questo è lo stipendio. Tieni. Va bene. Ma sono 2 i cavalli dello Stato. 10 l'uno. Mi serve 10 di noti. Che è 10 di noti? Quello devi chiedere a Nati, mica a me. Ah, ok, vabbè, magari vince i soldi. Abbiamo i cavalli, signor sindaco? Abbiamo? Abbiamo dei cavalli? Sì, vuole vederli, le faccio conoscere, venga. Sì, arrivo. Venga, venga. Aspetti che lascio. Una è un femmina, un altro è maschio, eh. Ah, arrivo subito. Sono qui, non ti preoccupare. Venga, vada, andiamo. La faccio vedere, aspetta. Sta facendo anche l'avamposto adesso. Abbiamo finito il posto. Ah, vero, faccio due. Ho una sorpresa per lei, Doge, venga. Doge. Ah, sì. Ammiraglia, venga. Il Doge è lei, sì. Vabbè, venga. Abitudine. Di sentire Doge. Allora, venga di qua, sì. Le faccio vedere una magia. Una sorpresa. Ciao. Oh, che bello. Ciao, baby. Venga, venga. Salve, signor Sturi. Ciao. Allora, intanto guarda a sinistra. Abbiamo finalmente l'apicoltore. Oh, chi è l'apicoltore? Ben. Carlo è il vero messia. Ben è diventato apicoltore. Eh sì, perché Nether non fa per lui. Moriva sempre, si è rotto il cazzo. E ha voluto. Ah, venire. Quindi non ho più... Oddio, quindi non ho più il tizio... Ah, vedi che ce ne sono altre. E in più, questo è una sorpresa per lei. Dovrò parlare con Shibbo allora. Ah, intanto questo è il porto militare. Oh, che bello. Questo è il suo studio. Oh mio Dio, signor Zena, come ho fatto il mio studiolo? Hai visto? Oh mio Dio. Allora, intanto metta lei i cartelli. Mi dia. Certo. Devo liberare anche i cartelli di Nati, mo mi sono ricordato. Avrei bisogno di una doppia cassa, magari, così almeno. Poi la facciamo. Intanto, venga di qua e faccio vedere... Qua c'è la campana, per l'allarme in caso. Sai cosa? Mi piacerebbe avere anche una mia scrivania. Quella la facciamo su misura, poi. Sì,
Venghi, venghi. Intanto qua vede, qua si possono mettere le navi, vedete? Tu abbassa che apri qui, guarda. Ci sta, bello. Eh sì. Fico. Quindi possiamo spostare tutte le navi della signorina del suo molo. Mi piace. E abbiamo fatto infatti pulizia, vedi, ora non c'è più quella barracca brutta. Esatto. Adesso andiamo un attimo qua che devo sistemare. Dov'è Nati? Nati, dove cazzo sei? Dall'altra parte a prendere le alghe, aspetta che arrivo. Dai che ti sistemo qua. Ma questo è vuoto, ok. Allora fammi vedere di qua. Ah, ti sei perso la crisi commerciale del carbone. Ah. Tieni, non abbiamo più carbone. Ah no, già l'hai messa qui, ok. Non abbiamo proprio più carbone? No, perché c'era solo pizza come minatore. Però c'è, fortunatamente ci sono le alghe. E infatti hanno svuotato il negozio di Nati. Vai. Nati, dietro c'è il cartello, puoi metterlo. Ma chi è che è diventato invece? Puoi metterlo su forma. Perché ho avuto delle richieste. Lo so, però aspetta, ti serve cosa? Cacciatore del Nether. Perché il mercante ce l'ho. Allora. L'esploratore ce l'ho, mi mancherebbe. Abbiamo esploratore del Nether 1, minatori 2. Chi ti interessa? Sì, te? Esploratore chi è? Esploratore mercante. Aspetta questo. Esploratore, minatore Nether. Quanti pezzi costruisci con una Shibo? Uno che si chiama Shibo. Ok, sì. Andrò da lui allora. Ora non è online, vedo. Me ne vado. Ho provato a chiedere un amico. Vado un attimo via, che ho ricevuto un avviso di riunione. Arrivo. Ah, in che senso? Vita reale? No, mi hanno chiesto. No, qui intendo. Ma non devi vedere l'ultima cosa. Ah, giusto. Mi scusi. Meglio, aspetta. Alla stazione. Aspetti, Ben, arrivo tra un attimo. Che dovevamo vedere? Mi sono dimenticato. Non avevo capito che c'era un'altra problema. Ah, giusto, i cavalli. Ah, è vero, sì. Devo andare un attimo di qua. Ah, qua poi verranno fatte le strade apposta, eh. Ok. Una bella stalla, Ecco la stalla. Eccolo qui, veniamo a vedere. Guarda come si chiamano i cavalli. Erdoge. E l'altra è femmina. Okay. Quello maschio Erdoge. Poi qua c'è Pegasus, il cavallo di del nostro caro capo poliziotto. E quello a fianco è Ciro, il cavallo di Nati. Ok. E queste? Queste no, sono senza padroni. Ah, ok. Li puoi comprare e poi hai la stalla che paghi 10 al mese a sessione per tenerlo al sicuro. Ora però abbiamo i cavalli per fare scambi commerciali in futuro. Lo bello. Bene, bene. Ok, perfetto. Ah, la lascio libera. Era sotto una casa. Che era sotto una casa? Che casa? L'abbiamo tolta. Perché? Perché era incompleta, il player non c'era più. Qua faremo la chiesa della nostra paese. Dico. Vabbè. Ma se tu scendi a quest'ora? Vabbè, no, non hai bisogno di libri. Mi raccomando, papà, sei preservativo. Libri per scrivere. Vabbè, comunque è molto interessante. Intanto fai venire al negozio tuo per libri per scrivere. Che qua non si fattura più. Mica sempre si fattura. Se non compro una libreria, cosa me ne faccio dei tuoi libri, capisci? A parte che è vendita. Cosa è in vendita? Cosa non è in vendita? Le boccette ce l'hai, c'è un po' tutto. Ma Vai, ti dico, secondo me, ma guarda, ti do un consiglio. Produci più mattoni possibili, perché i mattoni servono, per i camini, eccetera, le strutture in particolare. Sono veramente pochi, così te lo dico, te li consumano istantaneamente. Ma secondo te 10-20 è un buon prezzo? Considera che devo... il mattone, considera che devo fare 4 pezzi di mattone per fare un mattone intero. E li devo cuocere, c'è un processo bello lungo. Sì. Secondo me ti conviene sempre venderli a stacco, però.
A stack? Sì, oh, magari vendilo tipo a 128. Sì, esagerato. Magari uno stack, mettilo uno stack a 50. 50-60. 50. Che ne so quanto ci vuole per fare mattoni? Devo prendere l'argilla, cuocere l'argilla. Uno stack di argilla con... No, vabbè, puoi prendere l'argilla, puoi fare 4 mattoni e mi da un mattone. Ah, faccio... allora ok, ci sta. Boh, vedi tu come sistemarlo, perché... Vabbè, no, vabbè, lascia così a sto punto. Ma qui c'è un negozio ancora incompleto, questo invece non vedere che cazzo. È di sorraso. Ah, dì, ti serve un'altra carne da pesca? No, però no. Okay. Sto facendo con la spada perché è più comodo per ora. Dov'è Nati? Nati? Sta prendendo l'alga se ti serve. Sì, sì, mi serve tantissimo. Boh, comunque per ora è un po' fermo il mercato perché sta praticamente... Buonasera. Stanno adesso costruendo nuove strutture, devi avere pazienza che fanno le richieste. Perché poi dipende dalla costruzione, ad esempio l'avamposto, non so se ci sono vetri, ma per esempio una casa è sicuro che vendi il vetro. Sì. Dipende da tante cose. Comunque i libri servono sempre. Mi pare che uno voleva un libro. Aspetta, chi era? Sai, mi sono dimenticato che cazzo era. Giampizza Panzer Asdrubale. Ma che cosa gli dovrebbe servire? Per annotare la sua stalla. Chi paga e chi non paga. Ma dove sono gli altri compagneros? Chi? Come chi? Calogero, Giovi? Ah, allora, sincero, Giovi oggi proprio non l'ho sentito. Oggi Calogero l'ho sentito, ma l'ho sentito di più babiale. Ma fai conto che lui si va a coricare veramente presto, perché... Cioè lui si alza alle 6, le 6 e mezza. No, ma oggi domani non va a scuola perché stava male, ma c'è il suo fratello. Boh, vabbè, dai, era solo curiosità. Andiamo a prendere queste alghe. Ah, sì, è bello. Vedere se ce l'ha messa già nel negozio, mi pare di sì. Chi è che spia lì? Ora alla centrale. A destra. Chi è? Felipe. Ma perché c'è scritto attività di amici fino a qua? Che fa Felipe? Ecco qua. Ah, è giusto perché c'è il ponte. È del comune, mi spiace. È diventato del comune, e il comune gli ha rubato la... Salve. Felipe, che cazzo facevi là sopra? Carlo sta esplodendo. Siete tutti qua. Ma ci vanno voi due là dentro poi? Qua ragazzi, c'è prezzi di Milano al sushi qua, pesce. Prezzi di Milano al sushi? Mamma mia. Pesce. Giusto, per pesce. Mi sa che abbassare un po' perché la carne costa molto meno. Una dei server. Chi è che si lamenta? Non dovete fare... Io mi lamento dei prezzi. Ma che prezzi sono questi? Vende uno sacco di carne cotto a 35, se tu vendi un pesce a 8 a 4, 5 pesci a 4, no, anzi, faremo boycott del pesce. Che poi li volevate crudi, cioè cotti, e allora dato che li devo cuocere ho alzato di uno il prezzo. È una madonna, poi? E che cosa vi devo vendere? Il pesce a cotto allo stesso prezzo del pesce crudo? No, abbassa i prezzi e basta, se sono prezzi troppo alti, sono un po'... Perché sennò nessuno viene a comprare da te. A parte ora, Nati, ti conviene vendere a stack, non più così. Sì, te lo sistemo io. Ma come a stack? Sì. Ma io non ho tutta la roba. Se uno stack di carne sono 35, il pesce deve costare meno la carne. Da me. Ma in realtà dai stessi cuori della carne. No. Sì. Cioè, ma poi, più veloce. No, nel senso... Ah, vabbè, quella è un'altra cosa. Il pesce chi che lo compra a stack? Tutti. Tutti. Ma come
Come tutti, fino a qualche giorno fa me ne chiedevano 5, 10, 15. Ma sono cambiate le cose. Adesso è cambiato. Sono arrivati i soldi. Siamo nel benessere. Siamo nel boom economico. Infatti nella live ho scritto appunto il boom economico. Comunque sto Gian Pizza muore dalla voglia di PvP, secondo me. Ho visto. Vuoi fare PvP con me? Non è che vincere. Questo è un buco. C'è un PvP a bistecche. Bistecca in mano. Ma io non ho le stack di pesce. Ai. Sì che ce l'hai. No, solo del pesce giallo che nessuno si prende. Per esempio, Simon compra solo il salmone. E io infatti di salmone non ho quasi mai niente. Ma c'ha gusti raffinati, Simon, evidentemente. Sì. Ma che sa infatti quello che gli piace. Oh, te l'ho sistemato i prezzi. Vedi se ti piace. Fammi vedere un po' anche a me. Se c'è modo di fare business qua o no. Ah, sto raw code non mi piace. Cooked code un po' expensive, però non è disponibile. Ma quindi che vuol dire ci posso... che vuol dire raw code? Crudo. Allora, vediamo quante in sack c'hai. 9, no, me ne servono di più. Me ne servono di più. Guarda, devi produrre anche la sacca di inchiostro, serve. Ma hai tutto vuoto, no? Vado a prendere altri soldi, va, che... Time set, day, mamma mia. Che ci vuoi fare? Qua è solo una business. Al momento cibo non c'è, quindi... Qua oggi abbiamo carenze di esploratori. Ci mettiamo d'accordo. Cosa? Al momento ho chiesto a Panzer di farlo, tanto oggi non ci sta cibo, quindi potrebbe farlo. Ah, e poi questa cosa che vende è molto troppo cara. Dici 40 la crema di magma? Cioè, ne ammazzi uno e te ne danno tipo 5 pezzi. Ma sa com'è? Il problema è che io e il signore con cui facciamo affari dobbiamo dividere. E lui te la vende a me. Qui tutti vogliono fare imbrogli economici, qua vedo. Allora, intanto è il momento di vedere un po' di cose di qua. Felipe. No, ma a parte che ho fatto una cagata. Ma c'è più carbone? Ah, c'ha le cordicelle, buone le cordicelle. Chi è che c'è? Devo parlare con Ben. Ciao Sara. Sara, tu cordicelle non ce l'hai più, vero? Che cosa? Cordicelle. Allora, forse ne ho droppata qualcuno, aspetta. No. Okay. Non ne ho droppate dei ragni, ne ho uccisi qualcuno. Non ne... Oh, vedi tutti questi forni accesi. Ecco, la produzione aumenta, bravi, bravi. Sì, sempre al lavoro. Qua vogliamo dei bei camini in questa città, È normale. Allora, fammi fare un attimo dei conti. Ok, subito arriva. Non lo prenderò mai così... Inchiostro, porca miseria. Ok, venga, dai. Dov'è Ben? Oh, Ben, no? Ho trovato un affare per te. Un affare? Sì, prendi i soldi, c'è il mercante L'Emporio che vende le ragnatele a 2. Signor Gen, a posto di 5. Pizza, venga qua un secondo. Ah, perfetto. E non la prende prima che finisce le compere. Comunque le sue candele sono quasi... A quanto li comprerebbe il stacco? Cosa, non ho capito? Le sue candele sono... Funziona? Sì, sono quasi pronte, ok, perfetto. Sì, mi serve... da tre ragnatele. Ma una domanda, Doge. Dica. Avevano proposto una missione nel Nether, ma io posso entrarci? Allora, i poliziotti non possono più. Ah, ok. Dove sta Doge? Cioè, possono solo tramite commissione, proprio.
Okay. È qua, oh, qua davanti. Cioè, addosso i soldi? Sì, sì. Vieni, vieni, svuota, svuota. Sì, svuota. Vieni a darmi, ci piace. Addo sta? Oh, guarda cazzo è chiuso, Chris. Addo cazzo va? Vieni, vieni, Carlo. Benvenuto nell'Emporio del Benessere. Ah, sì. Parla pure con Felipe che ti aiuterà in tutto quello che ti serve. Ah, te gli ottimi prezzi, finalmente. Oh, sta piovendo. Vado, vado, doge. Ho preso tutte, faccia sapere. Ecco. Valeri, sì, Valeri. Dai, Carlo. Che... dammi 2 minuti. Mica male le piume, aspetta. Ma dov'è Daniel? È strano che non ci sia. Infatti. Romba palla. Ah, ma non c'è online, è strano. Ha detto niente. Scaccia pugno, ti raccomando. Taratara. Dov'è il fabbro? Ma sto bagnando la bocca. No, cioè comunque le tue grandi, le tutte rose sono pronte, se vuole stanno lì. Sì, l'hai messa? Il prezzo è un ciabello, lo abbasso ora. Tipo... Vai, vai, io subito vengo. Gliene faccio a 6, dai. Pommone, quanto prune? Una vostra? Dove sta il signor Carlo? Stava qua da qualche parte. Sta alla sua attività, sta. Se aspetta un attimo, provo a testarglielo, appena ho una... Tara. Aspetti che ti sono cambiati i prezzi, quindi adesso non lo so, allora... Ma sono ancora 11, Quindi facciamo il prezzo 7, dolce, dai. Azza, addirittura. 7 e 1. E a 30. Comprate tutto. A prima per prendere l'altro di più. Comprate subito, fa. Ma c'è anche mi sa so male che fa si cose. Sì, Carlo. Ok. Ah, ti ho comprato le candele rosa. Per la casa. Le candele. Sì. Rosa. Come piacciono a te. Vale. Ma no, ti danno svuotato? Ma quanti soldi che hai? A proposito, devo parlare un attimo per la missione. Ah, Ben, ciao. Hai visto l'ammiraglio? Eccolo qui. Ciao signor ammiraglio, sei pronto per la prima missione? Oh signore, sì, mi dico. Iniziamo a preparare il porto per la prima missione, dai. Aspetti che il signor Carlo mi deve parlare. Vai, 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 io intanto ho trasporto le navi. Se deve fare la missione mi sa che non posso. No, vabbè, arrivo subito, mi dica, venga, venga. La. Questa è la barca di Nati. Ho trasportato due navi.
Ciao boss. Ciao boss. Che fai? Vuoi venire con noi, baby Ale? Ti faccio vedere un posto dove trovare tanta sabbia. Poi ne parliamo un attimo di affari. Sì. Venghi, venghi, venghi. Dobbiamo un po'. Ora tu, Turi. Ah, Turi, si devi fare il marinaio adesso per venire con noi. Certo. Ok, tanto mica hai qualcosa da fare. Ho capito. Ok, faccio un attimo una commissione e dopo ci sono. Ciao. Signora, signorina. Sì. Può venire un attimo. Non so se farla venire a interrompere un attimo il lavoro. Ha 10 minuti da dedicarci? Sì, va bene. Cioè, ok, beh, allora faccio una devo cosa. Devo interrompere il lavoro, però va bene. Sì, sì, sì. Posso tanto tutte... non ci vuole tanto. Le di consiglio di posare i suoi oggetti in caso di morte. E intanto venite. Venga al porto militare, va bene? Ci vediamo lì. Sì, ok. La. Questo è il porto. Noi stavamo pensando di prenderci l'isola di Tirare, ma. E questo è il porto militare. Eh sì, per forza, sennò siete a rischio di vita, ovviamente. Approfittiamo che c'è anche la tempesta. Quindi. Intanto preparo le navi. Maturi. Quando finisce sta danza? Anati, dovresti venire anche tu, vero? Ora ti vengo a prendere. Aspetta un attimo qua, se bevi Ale tu. Ehi. Ma io non ho troppo roba. Difficile. Ma tanto manca tanta gente, quindi. Tutti quelli che ti interessano stanno venendo a viaggio. Vieni, vieni, vieni. No, aspetta, mi lascia la roba. Eh sì, posa tutto quello che hai. È un è per parlare del nuovo villaggio per venerdì. Bello il nuovo mono, davvero, veramente bello. Quale mono? Ciao Sara. Venga in caserma, questa. Che succede? Venga, venga. Non ci facciamo delle risate. Venga, venga. Nati, vieni, vieni. Dobbiamo capire le dinamiche di qualcosa. Vieni alla stazione di polizia. Andiamo a andare da sotto. Ci verrebbero delle frecce. Ragazzi. Dopo tutto. Mi ha portato il dodge, ragazzi, mi ha portato il dodge. Mi dica, che è successo, ragazzi? Vieni qua dentro pure tu. Tutti qua dentro, vai. Sì, Norgia. Che dite? Regione Power. Vai, comandante. Dai, veloce, che abbiamo una missione da fare. Veloce. Fatemi. Allora, dodge, noi stiamo pensando di attaccare l'isola e di prenderci l'isola. Ah, ma sì, non possiamo per oggi. Perché? È che mancano tutti i pirati. A chi attacca? E quello è bello. E andiamo in pari, no? Posso dirle, signor sindaco, che se, quando ci sarà Mr. Toast sarà praticamente impossibile vincere qualsiasi attacco. Perché? Che cazzo lo andiamo a fare? Perché è fortissimo. Ah, vabbè, ma tutti da solo, ma sinceramente avete combattuto con noi. Ma noi ci abbiamo vabbè, intanto venite. Intanto venite, che vi parlo di una cosa bellissima. Venite, cioè. Okay. Poi pensiamo un attimo a questa isola. Alla stazione di polizia, dove sei? Stazione di polizia. Te vedo io. Vieni, venite ragazzi, venite. Andiamo. Venite. Allora, intanto ragazzi, per favore mettetevi qua. Inauguriamo oggi l'apertura del primo porto militare della nostra città. Questo è l'ufficio dell'ammiraglio. Qualsiasi allarme che per i marinai. L'allarme potete darlo tramite questa campana. E se vedete lì, stiamo costruendo il vostro avamposto. Grazie alla signorina. Ma scusi, ma cosa c'è dentro qua? Mi scusi, ma guardi tutti i cartelli. Debole popolo. Sicurezza corrotta, viva la libertà. Ma che cazzo sta? Ma se stava Bebiale qua, Bebiale, che cazzo è entrato? Perché sta roba? Vabbè, togliete sti cartelli qua. Ma non c'era, no. Come Gabri? Ah, raga, ma fa dei coglioni. Ma dov'è la signorina Ciubecca? Viva la libertà, signor sindaco. A me mi sembra tanto il motto. Il motto piratesco. Molto familiare, sì. Molto familiare, tipo Jumper. Il motto piratesco, mi pare. A me sembra quello di Jumper, in realtà. Anche. Dov'è? Sta arrivando.
Ok, raga, intanto vi auguro l'apertura del... Ascoltatemi, soprattutto i marinai, anche voi poliziotti. Quando dovete dare l'allarme, potete darlo qui. E lì giù, se vedete lì giù, se vedete lì giù, guardate. Quello sarà l'avamposto militare che useranno i marinai. Grazie, grazie, sto Grazie, lavorando. signorina. Intanto, tutti quanti adesso potete venire sulle navi. Salite e seguiteci, non vi perdete. Salite. Assolutamente, civili, state con i marinai, i poliziotti, eccetera. Dividetevi bene. Vai, andiamo. Qualcuno su con me? Perfetto. Con chi? Sora, guida da solo Io tu. sono da sola. Guido da No, no, solo. vado con Sora, vado con Sora. No, no, raga, dovete trasportare il civile voi. Ragazzi, Carlo non Dovete sa guidare. trasportare È una sua guida, Sora. eh. Sora o Carlo, vada su un'altra. Baby Io, Ale, tu sei Carlo. coraggioso, lascia il posto alla signorina, dai. Ma ci ha pensato sul raso, io sono Turi, voglio Ah, ok, stare. venite, ci siete? Carlo, devi guidare, che fa? Vabbè, Carlo. Oh, Carlo, tu vai a faccio piedi, la Carlo. licenza Aspetta, per aspetta. guidarlo. Che cosa fa? Fa niente, andiamo. Andiamo. Dai, andiamo. A Aspetta. nuoto. Carlo va a Carlo va a nuoto. nuoto. Andiamo, dai. Ciao, Ben, Andiamo. buonanotte. Tutti insieme, maschere. Venite, venite. Abbiamo Aquaman come capo della polizia. Veramente. Ma lo sai che non ci arriverà, non sarà mai dietro di noi? Oggi abbiamo Aquaman come capo della polizia. Sì? Ciao, padre. Stiamo andando vicini, siamo vicini all'avamposto dei pirati. Alla vostra sinistra potete ammirare l'avamposto dei Non serve sapere altro. pirati. Non serve sapere altro. Questo poi ne parleremo dopo al ritorno, ne parleremo. Pa pa Sono nell'altra isola. Io non ho frecce in tutto questo. Ah, bene. Pensiamo che siamo molto. Io ne ho poche. Allora Io glielo ne ho farò tre, perdere, quindi signorina. va bene. Io ne ho tre. Il viaggio sarà lungo, signorini, eh? Mi Ma come raccomando. lungo? Sarà Addirittura, dove stiamo lungo. andando? Certo che è lungo. Signor Sindaco, Signor... non è che. Ma Comunque, signor dai, che Sindaco, vuole lei fare con la il signorino? cassa dovrebbe stare un po' più indietro, non per dire. Ma non c'è niente, che cazzo deve. Ah, C'è al massimo la dignità, forse. ok. Ah! Incidente! Al Oggi non penso molto massimo c'è la alla dignità, dignità. se posso dire. Guys, ci gioco più o meno. Cioè, ci ho giocato, ce l'ho installato, però ci gioco. Quello è ancora a nuoto. Chiaro che sì, bra. Vabbè, caso me lo tippo perché è imbarazzante il signor Ben. Ma perché poi perché non ho capito perché non ha preso quella barca che era vuota. Perché dice che non ha la patente. Ma porco Per questo non può due. fare il marinaio o l'ammiraglio. Ta-ta-ra-ta, siamo arrivati, ragazzi, siamo quasi arrivati. Terra! Terra! Vedo della terra qui. Era qua che volevamo fare il porto? Sì, Sì. qui dovevamo fare il nuovo porto. Peccato di Ho Teramo. questo Vale. posto. Allora ragazzi, no, lasciali la barca. Hola. Agenda, signorina. Allora ragazzi, qui Siamo Oddio arrivati. ragazzi. Oddio ragazzi. Parlo parliamo brevissimo. una cosa alla volta. Allora, signorina, con lei costruttore, lì sarà costruito un nuovo porto Ok, commerciale, quello perfetto. commerciale barra Perfetto, militare. Poi di qua la signorina deve coltivare le tartarughine. Ecco, questo è già quello che ha, però deve ok. Mia. fare una Ok, bella questa è la zona delle tartarughe. Sì, questa è l'attività della signorina che a breve aprirà, poi. Oh, che belle le tartarughe. Bene, io mi Bella, metto bella qua e zona vado a delle cacciare i tartarughe. slime, ragazzi. Oh no, Sì, vai, Sora, vai a Beh, cacciare tu intanto. posso usare anch'io le mie sette Sì, qua poi, tartarughe. signorina, un'altra costruzione che Fatto. dobbiamo fare. Facciamo una buona piscina fatta bene, prendendo un po' di più della spiaggia, un po' più grande, ok? Ma una cosa. La roba per tartarughe sono recinta, non devo costruire Eh? niente. La roba per tartarughe sono recinta, non devo costruire niente. No, no, sono solo recintate, tu le uccidi poi.
Ma quando le fai accoppiare, quanto ovviamente. Quanto è più vero. Ah, ok. Poi, vabbè, comunque queste sono le due strutture. E la terza struttura, signorina, è qui, guarda, ti faccio vedere. Vedi che quella... Mm-hmm. Oh, porra. È una casetta della strega. Ecco, quella casetta della strega è il nostro comune attuale di questo villaggio. Qui, in questo punto qua, preciso. Ma c'è la strega? No, non c'è. Forse lo sarò io quando... Bene, perfetto. E qui si deve costruire, in questo punto, il primo mercato libero. Ma dove cazzo state andando, Gesù Cristo? Acqua lei. Il comune. Sì, questo vabbè, comunque venite con me. È qua la terza struttura che deve fare. La terza struttura è il mercato della del villaggio. Essendo che qua nessuno aprirà inizialmente un'attività, sarà fatto un piccolo mercato, ma proprio piccolo, un 5x5, dove comunque se qualcuno ha bisogno di cibo, attrezzi, minerali, eccetera, ha il mercato libero che il comune compra gli oggetti da ogni singolo cittadino qui. E li rimette in vendita qui, magari per esempio il cacciatore che ha bisogno magari qua di stare un po' perché deve cacciare, sa dove prendere il cibo e tutto. Perfetto. E gli attrezzi quello che gli serve praticamente. Ok, questo vale un po' per tutti. Per quanto riguarda poi la signorina Sami che abbiamo parlato, Lilith, per il fatto delle tartarughe. Con te ho parlato di tutte le strutture, ora Baby Ale venga con me, lei. Ok. Baby Ale, lei è a disposizione... Per la produzione del vetro, sì. Letteralmente una spiaggia immensa da quel lato in poi, perché qua lascia le tartarughe, ma da lì in poi c'ha veramente tantissima sabbia da raccogliere, se le serve. Vado. Ma non adesso, vabbè. Va bene anche adesso. Ok, scusate ragazzi, mi sono rotto letteralmente tre quarti di palle. La pioggia è finita adesso, ho deciso così. Oh, dai. Mamma se mi fai, se mi fai arrivare anche la notte, perché magari caccio i slime. Senta, lei stia zitto. Bravo. Andiamo. Ah, intanto mettiamo un po' di torce così. Sì, proprio così le torce. Una. Ma è buona la carne di tartaruga. Ma non so se si mangia. No, non si può mangiare, non si mangia. Crea degli oggetti per respirare sott'acqua a lungo. Ah, e anche l'armatura, vero. Anche l'armatura fai. Che poi darà a bassi prezzi ai marinai, giusto? Vabbè, sì, i respiratori sono ottimi per fare, i marinai. Per fare le respirazioni sotto acqua, capitano. Sì, per i marinai sono utili, per questo stiamo facendo questa cosa. Buono, buono, mi piace. Così poi esplorerà l'acqua, signor Turi, lei è contento? Sì. Boh, signora, signorina, so che lei deve costruire, quindi... Se è il mio sogno conoscere un delfino e sposarmi con il delfino. In realtà possiamo già tornare la maggior parte di noi, se volete. Io non devo fare niente, vero? Per ora... Non c'è bisogno, perché aspetta che lei... Vabbè, tiri... io devo finire l'avamposto, quindi poi... Ah, sì, bene, allora torniamo. Aspetta, tutti. Sì, voi tornate, rimango io con la signorina e poi la porto io viva. Lasciamo Mario qua, lasciamo, andiamo via. Ma no, aspetta, tu. Marina, Marina, mi dica. Lei è ancora la Miragli? Ah, ok, io allora mi prenoto il posto in bar, che ho paura. Mati, dove vai? Aspetta, devo far vedere una cosa. Ma come, eri da sola? Ma quei pirati possono attaccare? No, che vergogna. Beh, certo che possono. Poi guarda che gang là so, qua qua. Ma dove cazzo è? Aspetta. Mi fa vedere Nati come ma funziona. Ma sta tutto. Sì, ma lasciamolo esplodere, cioè... Signor Doge, io prenderei la signorina Lilith e me ne tornerei. No, ma porta la costruttrice, lei la porto io. Perché gli devo far vedere una cosa. Ah, perfetto. Io devo rimanere. Venga allora. Eh sì, ti devo far vedere una cosa. Venga allora. Ah, okay. Sempre se la trovo, però. Oh, finalmente. Nati, questa qui è quello che tu devi dare alla tartaruga. Erba. Ti faccio vedere. Guarda. Come la faccio dalla ghiaia? Ti faccio vedere come si fa. Questa si chiama erba acquatica. Prova a dargli da mangiare. Aspetta, quello verde o quello grigio? Quello verde. E la TNT. Prova. Ce la fai? Nati, devi fare tasto destro. No, buttagliela addosso. Fai su un'altra tartaruga. Non me la fa fare. Ok, guarda cosa fanno adesso. Ok.
fanno l'uovo. Guarda, vedi? Si sono accoppiate. L'amore nell'aria. Sì. E dov'è l'uovo? Non lo so. Vai, se si leva. Ma come faccio a trovare questa erba? Servono le cesoie e sta proprio sott'acqua, guarda. Vedi tutta questa erba? Non è l'alga, ma è questa erbetta, ma Maria. Le cesoie. Eh? Non grazie a cazzo. Non è da fabbrica. Ma non hanno fatto l'uovo? No, non hanno fatto l'uovo. Come no? Io non lo vedo. Ma... noi bisogna aspettare un po' di tempo. Anche l'altra. Tu richiedo! Oh! Ma che se mi inchinano? Oh, quante ne sono? Interpreccato. Ma è un problema se non fanno l'uovo. Ma non so come mai, cioè hanno fatto l'animazione dell'uovo. Si necessita di cibo. Chiedi... ecco, ecco, l'hanno fatto. Vieni, vieni. L'hanno fatto. Dove? Qua, qua. Che bello. Aiuto. Non ho braccio, aiutaci. Non mi arriva il cibo, non ho cibo, non posso combattere, sono... E tieni. Sto messo male. Che cazzo roba del cibo di solito? Allora, aspetta, porco due. Oh, pure io c'ho vita. No, il veleno non ti killa, ti lascia come da fuori. Aspetta, questo lo devo buttare. Cibo? Allora, un calmo. Arrivo! No! Non Madonna, ti metti in mezzo tu, però. Okay. Vabbè, comunque possiamo tornare. Ragazzi, venerdì. È la seconda. No, no, le uova non devi aprenderle, se si devono aprire. Da sole si aprono. Si aprono col tempo, Nate. Ragazzi, fermi tutti, c'è uno slime. C'è uno slime, fermi. Ti provo ad aiutare. Fra, ma lo sai qua tu puoi fare la... Madonna mia, quanti mostri. Aiuto. Aiuto. Che cazzo è il cazzo di mostri. Aiuto! Quanti cazzo ne sono? Porta la nonna! Oh, ok. Sora... dimmi! I civili penso dai, che sia meglio... I civili cosa? Ti lasciamo a te qui? Noi torniamo, ok? No, ma mo' torniamo anche noi, ragazzi, ah, torniamo. No. E come faccio? Non abbiamo abbastanza cibo per una cosa prolungata. Ah, se te lo do io, Nate, vieni. Mi metto cuore. Tieni, Nate. Dove sono le navi? Aia. Nate, se la smetti di correre, magari te la do la carne. E dov'è? A te, robo, dietro di te. No! 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 Chi allora, ha tutta la roba di Nate? Tutto, Nate. No, non avevo niente, non avevo niente. Ma tu 10 anni per mangiare. Oh, che, comunque che cecchino quello scherzo. Ma no, veramente. No, l'hanno fatti troppo forti. Ma pensa, Nati, dovrai venire qua ogni volta a raccogliere gli animali. Bisogno di qualcosa. Mettiamo un po' di torce, per favore. Mettiamo un counter, fra, delle morti. Il counter di Nati. Andiamo, ragazzi. Dai, torniamo a casa, ragazzi. Il viaggio. Hai preso un po' di sabbia? Sì. Io no. Ma qua devi costruire tipo una piccola miniera. Ti fai una piccola miniera e ti raccogli la sabbia. Ragazzi, vi aspetto sulla nave. Vai, vieni con me. Vai. Turibio. Sei da solo perché Nate è morto. Non vedere io, sono non fa niente, Nati, vabbè. È con noi col pensiero. Dimmi. Che c'è? Se trovi le frecce dimmelo che a me servono, che faccio il marinaio e mi servono. Sono al negozio, le tengo 2 messaggi in vendita. Mi fai uno scocco, no, scherzando. No, sono già scontatissime. Sì, lo so. Aspetta, ti apro la porta. Andiamo. Comunque quel cecchino veramente mi ha distrutto. Lo so, ma è per strano. È stato incredibile quella freccia, fra.
Comunque. Ragazzi, cos'è il trenino? Ma quindi qua tu solo devi cacciare sempre. Qua escono un sacco di mostri. Ma io se avessi il cibo potevo rimanere. Cioè, io riesco a gestire le orde grandi. Carlo ne sa qualcosa. Quindi ti troverò spesso su quest'isola. Noi stiamo costando il mercato, sì, l'attività di nati. Ma guarda porto. Che io comunque prima di quella strega che avete trovato l'hanno ucciso pure un'altra da solo. Cioè, che era lì. Poi in più anche per il signor Bebiale. Sicuramente vuole fare la miniera di sabbia lì. Io comunque mi sa che mo torno al villaggio, setto il negozio e poi stacco perché devo chiuderò anche prima, vale, perché... Sì, sì, tranquillo. Vabbè, mio padre deve fare delle siringhe, devo... me ne occupo io. L'importante è che il negozio ha un po' di roba magica. Ma mo faccio un bel restock. In realtà tengo... ho droppato delle cordicelle, quindi vedo se riesco a fare le canne. No, non ti conviene le canne da pesca, ma se ce l'ha un bel po'. Allora metto. Ti conviene proprio le cordicelle perché servono per il signor Ok. Benner poliziotto. Ma Ben è mai tornato al villaggio? Io non so nemmeno che fine ha fatto Ben. Immagino proprio scordate Ben. Stava ancora nuotando secondo me. Ti immagini? No, ha raggiunto Atlantide. Qui c'è il villaggio da saccheggiare. Vedi, non c'era nessuno, era perfetto. Perché sì, ma non hai forza militare con chi vai a saccheggiare. Ma è vuoto, dove cosa mi serve una forza militare? No, ma penso che abbiano già tolto tutto. L'ultima volta abbiamo rubato bene. Meno male, siamo riusciti a scappare. Siamo arrivati, casa dolce casa. Ah, che bello sto villaggio da lontano. Poi ti avvicini e capisci che ci sono dei problemi. Vabbè sì, ma quello è come Napoli, no? È bello, ma se ci vai da vicino. Olè, la nave da trasporto l'ha lasciata qui, mercantile. Ho sbaglia! Grazie. Ah, no, è detto. Mi ero chiaramente dimenticato del porto. Cosa? Signor sindaco. Pirati! Signor sindaco. Venga subito. Che è successo? Venga subito. Ah, mio zio! Ma che cazzo è successo? Che è successo? Lo scopriremo sicuramente adesso. Questo è uno e poi guardi il suo e il mio ufficio. Carina la sicurezza. Il suo e il mio ufficio. Tesoriere. Carina la sicurezza. Una bomba c'è. Cioè, ok, bombe. Ci hanno regalato letteralmente due TNT, mi fa piacere. Anche di là. No, cosa c'è scritto? Siamo sempre qui, o magari davanti, dietro di voi. Ok. Sì, i pirati ci stanno... Ma secondo me non sono stati pirati. Sì, sono stati pirati. Ma se sono due contate? Ascolta, libertà... Per me è stato l'unico che può essere stato, sinceramente, manco in pirata, è il traditore di Pietro. Sono sicuro, che, molto sicuro. Guardi caso, è affiliato con i pirati. Sì, ma i pirati... Il problema è che... L'ultima battaglia, ricordati, li abbiamo scacciati. E non credo che si mettano a fare viaggi lunghi per mettere due bombette. Non mi sembra da Barbanera, ecco. Mettiamolo così. Secondo me Barbanera passa di più ai fatti. Ecco, appunto. Questa mi sembra una provocazione di uno sciocco uomo debole come signor Pietro. Però comunque dobbiamo fare qualcosa per prenderlo. Sì, ma noi abbiamo comunque l'abbiamo scacciato dall'avamposto principale qui. Quindi l'importante è che abbiamo comunque questo territorio neutrale e abbiamo più territorio. In più adesso con la costruzione dell'avamposto abbiamo avendo un marinaio fisso lì sopra saremo molto più protetti. Deve pensare a questo, signorina. Questa cosa ma lei non si preoccupa, sono molto fiducioso. Dopo la vittoria che abbiamo ottenuto, la fiducia è la cosa più importante che abbiamo. Secondo me la prossima volta dobbiamo chiamare i signori arabi per disattivare le bombe in sicurezza. Ma non ci sono i signorini arabi. Anzi, dov'è? Ah, giusto, ragione.
Oh, l'unica cosa che mi viene da dire adesso è, vabbè, Sora, fai il tuo kit personale, che sicuramente servono materiali. Ma dov'è Ben? Ce l'ho ancora nel mare. A Carlo. Ha scritto. Ma di dov'è che mi dovrei? Nadie Lì. Ah. è lì. Penso al porto. Dove è finito, signor Ben? Ribio. Andiamo in attività. Devo cuocere questo vetro. Andiamo, andiamo, che devo andare anch'io di là. Comunque siamo messi d'accordo. Il problema è che io volevo fare la prima fabbrica di sabbia, ma a quanto pare non si può fare perché fa laggare tutto. Come fa laggare tutto? Eh Perché? sì, ci sono alcune macchine che non funzionano bene. Peccato, cazzo. Eh sì, perché sarebbe stato molto utile. Lo so. Io ho un sacco di lavoro. Guarda, guarda. Eeeh. Ora, se non pagate le tasse, subito. Mettiamo a terra e facciamo esplodere. No. Ti pagano subito. E torna Alberto. No, stavo un attimo bene riflettendo un attimo alcune cose. Quando rifletto faccio cose per esempio storte, tipo così. Ragazzi, Nati è scomparso. Come non Nadia è si trova scomparsa? non Madonna, si siete trova pirati. non si trova non Intanto sistemo il tuo negozio, Ciruz. l'ho messo le cose nel Ah negozio, sì, volevo dargli la ok. roba. Dalla a me, dai, gliela porto io. Quattro Se stack devi andare. Due. Ma io la sento parlare, Nati, starà con qualcuno. Che me l'aveva chiesto prima. Due le frecce, no, Anzi, aspetta. Ma stai scherzando, vaffanculo. Ce ne sono Boh, vieni quattro, con me, vabbè, dai, dimmi andiamo. le tu, Ho se no. No, non capito dove le copro perché non ho i soldi. Ah, bene. Sì, ma no, non ti Nell'inventario, preoccupare, ce ovviamente. ne sono. Sì. Dai. Ti ho Aia. bussato. Come si fa a prendere Ti ho una bussato di fessina alla nuovo. volta? Come fai ad avere le carote d'oro? Ma è qua, no? Ma io non c'era 2 secondi fa. È Nati. comparisciuto ora, è comparisciuto. Nati, Ciao ho il tuo partner. loot. Oh, grazie, ma tanto non avevo niente per tutto, mi ha dato fastidio per l'esperienza. Avevo 25 di esperienza, mi Allora, serviva. prendi Vabbè, grazie mille comunque. comunque. Avevo. Ah, la mia No? Buongiorno. Oh, io vedo bella visione. Qua faccio il tetto. Perfetto. Ciao ciao. Hai visto che ci ho messo poco alla fine? Sì, Vai. infatti le chiederò i prezzi per i materiali. Che Va bene. ho deciso che mi davo, mi tenevo, che spendevo i soldi che mi aveva dato, che andava Va bene. bene. Comunque ci avevo messo poco. Va bene, va bene. Qua tu li Come sarai 3 ore al sicurissimo. giorno su questo posto. Sì, faccio tutte le finestre belle che così vede bene. Assolutamente. Ogni Guardatemi, ora il volo 200. dell'aquila. Mamma. Magari ogni ora 200, lei verrà pagato lo stesso stipendio per stare lì a guardare. Sì. C'è uno stipendio per chi guarda i cantieri. No. Ok, andiamo un attimo da signor Aspetta, non ho Gilberto. il Ma non Io direi di fare potrei una essere piccola le esplorazione, un attimo dell'avamposto, mercantile. giusto per dare un'occhiatina. Vai, vai, che così poi Ma prendiamo lo dove cazzo sta stipendio. l'ammiraglio? Ma non ti può mettere che le palline mi fanno danno. Io ancora non ho capito dove è andato Ben. Secondo Perché si me chiama è Turi ancora a questo? mare. Dici? Chi è Benno? Carlo il messia, il poliziotto, l'apicoltore, capo poliziotto. Boh, andiamo al comune e vediamo se lo troviamo. Ma poi dicendo senza patente per la barca.
Dove cazzo è finito Gilberto? Sono Gilberto Nana. Ma la signora Asdrubal ha visto il signor Gilberto? Eh no, lo stavo cercando. Tutti lo cerchiamo a quanto pare. Vai a fare un ride. Vuoi fare un regalo, Fede, Doge? Un ride? Con quanti spettatori? Doge, fermi. Ah, ecco, oh, eccolo. Eccolo. Oh, signor Gilberto, qua tutti la cercano. Ho tanti cartelli di indeggiamento alla libertà nel mio ufficio. Ancora. Comunque, vieni, facciamo un'esplorazione all'avamposto. Andiamo a dare un'occhiata e la vuole Asdrubale, quindi faccio prima Asdrubale. Sì, io rimarrei qui nel caso in cui ci sono altri. Mi dai il legno. Devo pagare le tasse, certo. Va bene, va bene. Tu rivenghi come facciamo un piccolo. Me ne resto alla tesoriera. Così almeno. Va bene, Asdrubale, lei ha da fare dopo? No, dopo no. Ok, allora venga, ti aspettiamo al molo, dai. Okay. Vai da Gilberto, ok, se n'è andato Gilberto. Ma mi sta. Vieni anch'io, Turi. Turi. Venire anch'io. Vai a cosa. Sì, sì. Venga, venga, tranquillo. Adesso non la mangio. Dentro. No, non ho capito. Eva e pesce. Bello perché stiamo prendendo tutti i cartelli gratis. Ok, parliamo. Quando parliamo del Nether? Ah, venga. Oh, signor Turi, intanto diamo un'occhiatina veloce, dai. Facciamo una. Andiamo a fare una passeggiata a mare, giusto per rilassarci. Sembra che sia stata una giornata poco faticosa. Vai. Andiamo. È anche buio, quindi meglio. La. Allora, come va, ragazzi? Bene, sì. Si prendono pesce e non si dorme. Come sempre. Poi. La voglia. Guarda dove sta. Oh. Ma, signor Daci, che cosa vuole fare? Niente, sono qui a vedere. Che cazzo è questa cosa? Io mo' ce l'ho fatto. È pupapato, chi? Stanno costruendo chissà cosa. No, chi si di che è pupapato? È il tuffo. Dobbiamo tutto. Ma cosa legna, roba. Madonna, quanta roba di merda. Finito. Ormai non è rimasto più niente in questo avamposto. Però carino. Mi prendo solo un premio per la sera, per me. Per il nostro avamposto. Esatto. Poi possiamo pure andare. Ero venuto per questo. Vai, lasciamo Baby Ale da solo. Se lo catturano. Cazzi suoi, non è voluto venire. Lasciamo qui. No, dai, non rischiamo di perdere pure l'unico cartolaio che abbiamo. Raga, dobbiamo essere veloci a fare questa cosa qui, Non possiamo rimanere tanto tempo. Il game sta venendo l'ansia, non so perché. Io vado via.
visto qualcosa di strano. Ho le allucinazioni adesso. Così è bello illuminato e si sta, si mette bene così, si vede. Ecco. Comunque, qui. Qua, oltre a vedere il mare, vede anche tutta la città. Sì, a parte quello che ho portato, la cosa più importante. Perfetto. Per suonare in caso d'emergenza. La mettiamo su qua? Sì, sì, il piano di sopra. Sul tetto, ok. Staccata. No, vabbè, no, sul tetto, all'interno della cosa per suonare. Chi? Sì, vabbè. Ah, ok. Ma se mi tuffo muoio, vero? Bah, se riesci a beccare l'acqua, no, però... Ah! È venuta l'ansia. Attimo, hai visto sulla nostra casa cosa c'è? Non ci vedo, al buio, te l'ho detto, mi ci vuole una grafica migliore. C'è un creeper che ci sta guardando da quella casa. Ah, ok, allora lo vedo. Stavo guardando la parte sbagliata. Oh, l'allarme! Ma deve essere sento fino a qui l'allarme. Sì. Buono. Oggi possiamo andare. Porca troia, sto creeper di merda. Ah, dobbiamo salvare i nostri marinai, mi sa. Come una salvare? E che cazzo sono sparite sull'isola? Allora. È successo? Non lo so. Ma io non vedo più bene. Niente, due secondi. Si perde ogni 2 secondi, Ben, non è quello il problema. Lei ha ragione. Andiamo, andiamo. Erano dietro di me, poi sono spariti. Hai visto l'avamposto lì? Tanta roba. Da lì si vede tutto. E la campana si sente. Ah, no, zombie. Dove cazzo sono sti due? Ma sono tornati, sono. Ah, sono tornati, sono tornati. Sono tornati, sono tornati. Quindi andiamo via? Sì, sì, sì. Eravamo venuti a fare un giretto qua per vedere la situazione, ma ormai questa zona è diventata abbandonata, si può dire. È un avamposto abbandonato. Asdrubale, facciamo una cosa. Io mo suono la campana, dimmi se la senti qua, me lo scrivo in chat, sento. Se non senti vuol dire non funziona, ok. Vai. Ehi, chi si è tippato qua? Io, dov'è la campana? L'ho messa lì sotto, adesso c'è la terra, non si vede. Ah, la puoi suonare un momento. Sì, è qua. Ah, aspetta. Bisogna togliere un attimo la crafting, perché sennò non si riesce a suonare. Ah, ok. Si sente.
Proviamo. Stiamo facendo tutti i test di campana. A posto. A posto, va bene, grazie mille. Va bene qua la campana o la dove? Sì, sì, no, no, va bene, va bene. Tu la senti, Nati, vero la campana qui? Lo prendo come un sé. A sdrubbale. Ah, ma abbiamo doppia campana, ne abbiamo anche una qui al polo. Quindi se suonano entrambe penso probabilmente si sente. Ma cosa? Ah, ah. Vabbè, comunque chi sta alla pescheria lo sente, quindi può facilmente chiamare l'allarme. Sì, sì. Poi chi magari sta nelle vicinanze da lì, da lì. Tipo a casa mia si sente. Allora a posto. Vado agli affaristi qui. Per il momento. Perché oro 2? No, mi sa che l'oro è da aumentare un po'. Deve venderlo almeno come fanno i fabbri. Quanto gli vendono i fabbri? Giusto per... Non lo so. Mi pare 4-5. È già tanto perché... Sì, ma loro lo cuociono, quindi ci sta che magari Gabri lo vende a meno. Sì, ma loro lo cuociono a zero, cioè non pagano un cazzo. No, il carbone non lo compro. No. Ah no, giusto, no, non comprano più il carbone. Invece, vabbè. Ho fatto grandi affari con Panzer. Scusa, ma se hai trovato la verruga, come hai fatto a non trovare il play? Perché non l'ho trovato, infatti devo chiedo un'altra costruzione, un altro portale. Perché dove siamo, quando prendi il portale, ho fatto tutto intorno, non c'è una fortezza. Beh, la il cazzo di verruca, non so. Ho trovato la fortezza, no, perché ho trovato la fortezza, quella là... Cosa? Puzza? Hai che pescatore classe. Comunque mi serve il prima possibile la roba per andare sott'acqua. O non ce la faccio a tenere il ritmo delle altre. Ma falle prima a coppia prima di tartaruga, se ne hai due. Allora, ti faccio i nomi direttamente. Frammento di Nederite, figura per stendardo. Dovete pensare da me. Sì, ma mi sta solo dicendo, tranquillo. Figura per stendardo, blocco di ossa, ossidiana piangente. Signor sindaco, cazzo ci fai tu qua?
Buonasera, signor sindaco. Senta, dobbiamo parlare di due cose, può venire? Ok. Allora, hanno inviato me perché sanno che sono più vicino a voi, che vi capisco meglio. Allora, i pirati stavano andando nell'avamposto, no? Nell'avamposto nostro. Abbiamo trovato due vostri cittadini, ok? Mi sembra si chiamassero 20 e... Oh, 20 in altro, Mario, non lo so come si chiama. E sono stati catturati. Ovviamente chiediamo un riscatto. Ma io non so chi sono. Ah, no? No, tu li conosci? No, stanno nelle nostre segrete, se vuole. Quindi non li conosce? Ok, allora aspetta, vengi, dai. Andiamo a parlare un attimo con l'ammiraglio che si occupa lui di queste faccende. Va benissimo. Molto cambiata città, vedo, molto... Sempre corrotta e schifosa, però sta un po' più bella, perlomeno. Oh, raga, guarda chi mi ha portato. Signore, le sono andato incontro dal 35. Cosa ci fa qua, Jumper? Lui è qui perché praticamente sono stati catturati due persone del nostro villaggio. Perché sono andati nell'avamposto. Ma che cazzo è? Jumper, ti fermo? Come vogliamo fare? Portaci lì e... Che cazzo dove vai? Benissimo. Dirò che non volete riscatto, quindi. Mi sento... Io sono soltanto un ambasciatore... Se vieni qua trovo... posso di scappare, magari. Mi trovo quattro persone con una spada in mano, tutti pronti a uccidermi. Ma è stato lei a continuare a imbrattare il mio ufficio? Di che sta parlando? Oddio! No, pure lei è diventato scemo! Oddio mio! È stato lei a imbrattare il mio ufficio? In che senso è solo? Con tutti viva la libertà, noi siamo liberi, noi ci difendiamo da soli, eh? È stato lei? Eh? È stato lei? Noi ci difendiamo da soli, lo metto nei guai. Bene, ma io vabbè. Nadia, ma lo sai che lag non la stai raccogliendo? Eh? Sta tutto a qua. Lo so, intanto la taglio. Perché l'ossigeno mi manca, quindi non riesco a... No, però così no. Bravo. E va per niente. Ma poi... Ma lei sì, da oggi non gli frega un cazzo. Allora, se mi scatto, allora dovremmo giustiziarli. No, che giustiziare, aspetta. Chi avete preso? Non ha detto che lo conoscevo, mi scusi. Baby Ale è 20. No, andiamo subito, veniamo, dai, ti seguiamo, signor Jumper, vengo. No, non dovete seguire me, dovete pagare, non dovete seguire. No, noi vogliamo prima vedere lì se sono vivi. Ci vediamo all'avamposto, portateli all'avamposto, non veniamo alla vostra base. Va benissimo, posso portare massimo due persone, tre, non di più, perché poi diventa un rischio. Sì, tu devi solo portare i tipi e noi paghiamo, cioè nella di... Quanto pagate? Beh, visto il loro valore, se vuoi un massimo 40 di rame. 40 di rame? È un cazzo, capo. 40 stack, magari. Poi non usiamo il rame, noi siamo i diamanti. Quanti diamanti avete? Zero. Dove li prendiamo i diamanti? Se volete la... Non avete diamanti, è impossibile non abbiate diamanti. L'ha fatto la armatura di Felipe. Diamanti lì. Eccolo, l'armatura di Felipe. Ecco, l'armatura di Felipe vogliamo. Succhiamo il cazzo, vabbè. Ciao. Buongiorno. Oh, Felipe, dove cazzo è? Oh, spara questo, ha sparato un civile, attacca, veloce. No, degli ostaggi, me lascia stare. Allora, state fermi, lasciatelo stare. No, torni qua, questi non sanno parlare, venga a parlare con me. Quindi che vogliamo fare, mi scusi? L'ho detto, portale al villaggio e noi portiamo i... Facciamo una cosa, ti diamo un diamante per ogni persona. Un diamante a persona. Ma no, sono civili, che cazzo mi serve? Cioè, se muoio non è che mi cambia la vita. Ah, va bene, allora li giustizierò. Va benissimo, li farò giustiziare. No, è giustiziare. Ho detto quanto è il loro valore. Non c'è problema. Lasciami se... Allora, io vado un attimo a ricapitare il messaggio, poi probabilmente torneremo con altri noi, va bene? Con le teste. A dopo.
Boh, preparatevi per la battaglia, dai. Preparatevi per la... Oh, Bebiale! Ma è qua, Bebiale! Siamo scappati. Come sei scappato? Ah, siete scappati. Ma non c'è altro quesito. Siamo scappati. Siete scappati? Ah, ok, qua, sarei... Ma dove è Turi, scusami? Qua. E qua. Esatto. Ma che cazzo? Come avete scappato? Fra, tengo sempre il legno, faccio il boscaiolo. Io ho sempre la terra. E aspetta, scusami, come hai fatto a uscire da una prigione? Fra, ho trasformato il legno in... ho trasformato il legno in legno lavorato. Ho fatto la crafting table. Ho messo la crafting table. Siccome gli alberi mi droppano sempre degli stick, li tengo sempre nell'inventario. Infatti ne ho uno stack 43. Ho fatto le ladder. E che cosa ho fatto? Ho fatto il piccone in legno. E abbiamo spaccato tutto e siamo scappati. No. Non ci hanno perquisito, non ci hanno fatto niente. Ne ho approfittato. Cioè, l'unica persona che hanno catturato è quello che lavora in legno, pensa un po'. Io ho il piccone, ho sempre della terra nell'inventario, cioè... Ti giuro, il peggiore hanno catturato. Ma che è successo? Non si può fare, non si può fare. Il signor Turi non si può incarcerare. Sono evaso di prigione. Io mi immagino un prigioniero che si mette a lavorare in legno. Sì, è vero, è abbastanza divertente la scena. Comunque, bravo il signor Turi. Voi, gli diamo un diamante per ogni cosa, perché tanto sono civili. Lui che intanto è scappato, che in tutto questo è scappato. Io mi immagino la scena, mi fa sempre più male. Signor Doge, il marinaio faccio, è il mio mestiere. Troppo bravo il signor. Grazie mille. Ti giuro, se avesse catturato solo Bebiale, se avessero catturato solo Bebiale, era lì. Lui stava, ci stava piantando tutte le cose sotto. Ho detto, fra, andiamo. E poi ad un certo punto vediamo Jumper che ci punta con l'arco e Scogna che spunta a caso. Ha detto, sì, voi andate, tanto che ho scappato in prigione. Ah, teoricamente. Teoricamente. Sono evaso di prigione. Nel senso. Teoricamente. Teoricamente dovrebbero farmi scaricare le cose nella cassa. Ecco, io, in pratica però fatto, sono un po' stupidi, quindi non l'hanno fatto, cioè. No, non l'hanno fatto, fra, totalmente, proprio non ci hanno detto niente. Loro ci hanno detto, venite in prigione, che ora la signorina viene e vi controlla. Io in quel momento ho detto, devo scappare. E sono scappato. Allora, penso che Scogna ha scattato tutta la storia. Allora, ciao Frenzy. Comunque... No, Scogna il pirata che abbiamo catturato. Se dobbiamo fare l'RP, io me ne vado di nuovo in prigione e non faccio niente. Però visto che non ci hanno fatto buttare niente, né niente, perché se mi dicevano io gli davo tutta la roba, perché lo devo fare l'RP. Non puoi fare altro. Sì, ma comunque, cioè, se anche in una prigione normale, se non ti fanno scaricare la roba, cioè, cavoli loro. Allora, ecco. No, si deve, certo, si vede, dovrebbero avere paura a scavare, sì? Non si vede. Dovrebbero avere paura a scavare. Ma ero tranquillo. Ho fatto le repliche, ero tranquillo, non ho dimostrato paura. Possibilmente non griffate. Sono un marinaio, non ho paura. E avete distrutto la cosa? Che avete fatto? Ho distrutto solamente la partita per scappare, ma non è che ho distrutto chissà che cosa. Avevo paura di che e di cosa? Non ho, ma poi non ho distrutto niente. Ho pensato dei blocchi. Esatto, cioè vabbè, per due blocchi chissà. Ah, teoricamente non potreste uscire, però è anche giusto che dovevano farmi scaricare le cose. Se gli lasciano le robe addosso. Ma posso sapere che cazzo è successo, raga? Fatto, ho abbassato a 32, vada. Un tunnel e griffare. Due? Beh, figa, non è quello. Cos'hai? Tolto della pietra? No? Ho capito cosa sì, io ho tolto della pietra, però... Fra, non è che vabbè, ho tolto allora, cioè... non ho griffato, fra. Ho distrutto tutta la parte dietro per scappare di prigione, ma non è che ho griffato, cioè... Nel senso... Cioè, era solo per scappare, cioè...
griffare e fare se dovevo griffare allora Yeah, distruggevi direttamente, cioè. distruggevo tutta l'isola. Tu non hai griffare. Vabbè, comunque teoricamente non ci sono regole sul fatto di scappare, non scappare, eccetera. Però teoricamente è sempre in zona, Si sempre può in zona. fare. No, dobbiamo rivedere un Si po'. può evadere di prigione, da quanto ne so Cioè, io. anche nella vita reale, cioè, Ah, no, nella perché cosa qualche volta. si può evadere, cioè. Ah, no, perché qualche volta qualcuno è riuscito a scappare dalla prigione anche lì per questo. Perché noi abbiamo fatto posare i picconi, abbiamo detto che era stato errore della polizia. Perché si fa svuotare Appunto. l'inventario. Quindi teoricamente non ci Quindi. sono regole su proprio questa descrizione. Esatto. Dovrei rivedere le regole. Per ora non posso dire nulla. Ma per Però me la fra, regola così cioè, c'ha io senso. personalmente non mi hanno fatto scaricare niente. Fortunatamente avevo quei quattro, quei tre blocchi e l'ho fatto, fra, nel senso. Cioè, Sì, ma non ho se no mi capito, tu hai fatto un fanno. buco proprio, ci hai fatto così. No, un No, no, buco, ho il scavato tunnel. così, così Brutto per proprio due, a due per due, due. così, a due. Tunnel piccolino. Fin quando la No, Come hai no, fatto a no, fare un sotto. tunnel? Praticamente c'è la prigione che. Allora, aspetta. Di È un là l'ho cubo. fatto. Metti che tipo. Questo Cioè, di qua è questo la è il muro della prigione, no? prigione, scusa. Esatto. Io avrò Questo di fatto qua è la così. prigione. Esatto. Avrò fatto tipo così e Sì. ho spaccato un po' di blocchi e No, basta. No, no, due per ho due. fatto così, verso proprio una Due direzione così. per due, sì. Esatto. Cioè, fammi capire, hai fatto come quello là nei film a messicani che scavano il tunnel sotto la sabbia e poi escono fuori. No, Sì. sotto, l'ho Vuoi fatto andare davanti, fuori? l'ho fatto Martina. davanti. Aspetta, fammi vedere Martina, che aspetta, capisco meglio. Eh no, raga, questa roba no, non va bene. Fra, Io avevo capito che magari. evasione, per esempio, di qua hanno fatto l'evasione. Gli hanno aperto la porta, o magari per esempio noi gli abbiamo svuotato l'inventario. E ha rimesso i blocchi anche a posto, così no. Sì, ma scusa, se hanno fatto l'uscita Fra, dopo ma non gli potevo mettere mille blocchi. i blocchi quelli di là, cioè gli mettevi i blocchi sbagliati, nel senso. Se no, veramente là in quel momento ti griffavo perché si dava, di nuovo rispaccare, cioè era più un casino. Là invece basta Basta che qua che c'è un po' di sai. pietra e lo fa. Cioè, fra, là veramente La cosa che griffavo, mi ha nel fatto senso. ridere è che ho visto proprio Ale che veniva e Jumper che se ne andava. Mi ha detto, ma hai detto Jumper che li aveva catturati? E mi è venuto il dubbio. Ha detto che cazzo è successo? Comunque, no, No, a me ha fatto teoricamente. ridere comunque lui che si mette a craftare le robe. Sta lì e crafta tanto che è in prigione. Comunque Yang, ragazzi, prova a la ricollegarmi. live finisce qui. Se dobbiamo rifare l'RP, fra, Eh rifacciamolo. sì, teoricamente sì, è da Me ne vado in rifare. prigione. Me ne vado in prigione. Nel senso, a me Vabbè. non è che mi hanno fatto i controlli. Quindi io ho fatto quello che potevo No, fare. teoricamente, allora, il fatto è che secondo me, anche se hai oggetti addosso, è meglio non scavare, perché sei in prigione e basta. Cioè, Allora, ti stavo perché venendo a allora liberare comunque. se è da rifare, si Sì, rifà nel senso. Aspetta, muoviti poi. Allora. Fatevi mettere di nuovo in prigione. Aturi. Sì, vai, vai. Spero stato non faccia niente. Fuori uno. Allora, ok, stiamo dicendo. Dove cazzo sono finiti a tre? Oh, che dobbiamo fare? Dobbiamo liberare sti due. Andiamo a Io li liberare. lascerei lì, dopo il meme li lascerei lì. Dice. Il meme, e poi li lasciamo lì, diciamo, va bene. Niente, vi abbiamo rimesso in prigione, ma non è vero, non vi veniamo più a liberare. Vabbè, signor Gilberto, lei è l'ammiraglio. Cosa dobbiamo fare? Credo che dobbiamo liberarlo. E allora andiamo. Gli portiamo qualcosa o attacchiamo? Aspetti, lascio giù un attimo i miei sordi. Aspetta, vado a prendere Ben, che ci serve. Secondo me dovevamo prendere Jumper. Io lo volevo prendere. Cazzo. Signor Ben, è il momento di andare dai pirati a liberare le nostre truppe. Ma posso sapere che cazzo è successo? È stato catturato due persone.
No, perché poi? Il marinaio è un civile, perché eravamo andati all'avamposto a fare una cosa, io già me ne sono andato. Loro sono rimasti lì come dei pesci per 10 minuti. Aspetta, allora. Ci serve Asdrubale. Che abbiamo come soldati? Nessuno. Ma senza uomini. Comunque l'avamposto è finito e io mi sa che tra un po' vado a dormire. Se volete Vai, vai. una mano, vengo un secondo, cioè giusto per venire. No, vabbè, ma servono per forza i marinai. Ciao, Felipe. Felipe, hai visto c'è la torre da... visto? Marinaio acquisito, vabbè. Eccolo il marinaio. Arriva Ben, andiamo da questi pagliaccioni, dai. Che dobbiamo fare? Pagare il riscatto? Dobbiamo decidere. Che riscatto? Erano scappati? Ah, ok, No, non sono ho scappato perché sono dei detto. clown. Ok. Ma quindi erano due blocchi o no? No, vabbè, loro due blocchi, ma a parte non ha senso, scavare, se sei in prigione continua l'RP. Vabbè, Lo so, andiamo. guardi, io avrei preso Jumper. Se lei lo teneva un Sono, ci sono. pochettino. Lo so, Ci sono, eh? Se lei lo almeno avevamo. teneva un pochettino, io e Jumper, io e cosa andavamo indietro e li prendevamo. Boh, andiamo, dai. E pronti, raga? Allora, si deve essere pronto, Sì, ma i soldi li devo portare, no? certo che li devi Ok. portare. Io ho posato tutto, si può mai sapere. Vabbè, Aspetta. allora, oh, doge, massimo 4 diamanti per ogni persona, se no li fanno. Aspetta, fammi Ma secondo me è parlare meglio che ce li prendiamo gratis, andiamo, raga. un attimo. Grazie, sono quelli soldati che siamo. Andiamo, Intelligente, andiamo. bene. Tu dici che andiamo, andiamo, dai. Sì, andiamo, Vediamo venga su con quanto. me, signor Prima di tutto, vediamo Jumper. quanto vogliono. Vai, sono, vai, Andiamo, vado, andiamo, andiamo. vado. Fate strada, fate strada. Oh, dove cazzo vai? Oh, segui Gilberto. Ma era l'avamposto. L'avamposto o la loro isola? È Ah, ma avevamo all'avamposto, detto quindi. l'avamposto, vero? L'avamposto avevamo detto, giusto. L'ho Ti riapro? Ho fra la vecchiaia anche per me, si fa sentire. Raga, in caso di emergenza io ho portato la TNT, Che cazzo sai? Però. Serve che combatti più che altro in caso. Ma siamo civili, facciamo una chiacchierata. Ma qua non c'è nessuno. Aspetta. Tenetevi pronti, raga. Aglio, prima che arrivano, organizziamoci. Mettiti dentro la casa, shiftato, Ben. Magari li Dove? attacchiamo da dietro se vogliono fare i furbi. Come naci, proprio a me, io. No, qua, qua, Basta, mettiti qua. no, ma tu sei in diamante, ma che devi fare? Qua dietro, Io lo guarda. do Oh, tutto, cioè. sì, qua dietro, così, qua. Shiftato. E caccia fa caspare, lo posso fare io Ma se no. caspare. Sì, che Ma puoi, come perché non puoi. poi? Vabbè, Ma dai. qua noi non possiamo prendere niente. No, no, non prendete, non c'entra prendere. Che cazzo dovete prendere? Ma noi alla fine dalle casse non possiamo Tu prendere niente, preparati con giusto? l'arco, intanto Gilberto venghi sull'isola in caso. Abbiamo le In barche. effetti siamo 3 per 3 barche, quindi ci sta. Doge. Ma si shifta secondo te il nostro compagno lì? Devi shiftare. Doge. Ma mi sente? Sì, Mi sa di ha sentito, ti shiftarti. sento. Dicendo, dalle casse non possiamo prendere nulla alla fine, giusto? Devi stare. Cazzo mi metto? Ma mi senti o no? Così. Sì, ti sento, però solo che non sto capendo, direi. Tipo Tipo qua dalle così, casse non qua possiamo così. prendere. No, lascia stare le casse, lascia stare. Ma non c'è un cazzo, ma quello che serviva l'abbiamo già rubato. Arriveranno, secondo me. Allora, raga, noi abbiamo un vantaggio. Se riusciamo a liberare i civili, magari... Oh, ma dove cazzo stanno? Si può. Io ho una Sì, ma spada. perché Perché tu sei uscito da lì? Ah, sì, sono scemo. uscito? Stai Bello questo dietro. attacco a sopra. Vabbè, Panzera, Non è secondo me lo cosa devi mia. fare Anzi, vai tu. Ma io. E me, no, io sto con Ma lì l'arco. è Ma c'è all'arco, dovresti qualcuno. stare Cioè, se mi entrano là diamante, dentro, mica. crepo. Fica sto cazzo. Se mi attacco in due, in tre, oh, sto cazzo è diamante. Mi hanno piccolo Capito, in ma tu culo il scappi, è diamante. lo Sì, scudo, vabbè, scappi. allora basta. E allora non faccio Facciamo una cosa più Litigante, bella. va Vai, bene. Ben, non avere Enough, paura. qua, vai, enough, Sei vai, vai. il capo della polizia, vai. Vengono in due se vengono.
Sì, secondo me vengono limitati, non sono scemi, perché potremmo... Ma pure se vengono in tre, alla fine tu non puoi combattere, siamo io ammiraglio e bello, Sì, quindi... 3 contro 3. Io faccio cagare in... No, è arrivato Dottor Ah, Toast, niente, ragazzi, fatto. andiamo a casa. Abortire, abortire, abortire. Avvertire Però la missione. aspetta, questo qua Carlo, da... Va bene, andiamo via. Ben, andiamo Questo qua via. è il cosiddetto combat log d'oggi. È arrivato Toast, ciao, fai il culo tu. Andiamo via, è arrivata una persona sbagliata. Ma che me ne vado? Io non me ne vado proprio. Sì, ma non attacchiamo, cioè... Oh no, cambiamo strategia, paghiamo il riscatto e basta. Ci fanno il Vediamo culo e quando. basta, il Perché? culo e basta proprio. Non va Cosa bene questa sbagliata? cosa, Ma perché ragazzi. ci fa il culo solo lui? Ma quando mai? Ma porca puttana, non è Ma vero. l'altra volta ne uccisi tre solo lui, Ma vedi che tu? cazzo me ne Vabbè, però frega, stavo io ho senza tutta l'armatura di l'esperienza. diamante, io però. Vai. Proviamoci, dai, qua, ragazzi, ne siamo quattro, come Quattro, siamo? tre, io sono a capire. Provateci, Vabbè, ho andate, capito che io mi siamo. perdo un'altra armatura di ferro. Dai, Carlo, vai dentro e facciamo la roba come dovevamo fare. No, ma io No, sono no, qua, no, fidatevi, non funzionerà mai. Ora siamo. Non siamo più in Ma vantaggio. sicuro? Sì, per Ma tu forza. sei pazzo. Insomma, dove Dove cazzo cazzo. vai? Dove cazzo sono questi? Oh, ma Jumper non può combattere. Copritemi di diamanti. Ah, Bark è pronta la sua maniera. Cioè... è pronta per andare a casa nostra. Vabbè. Limite di... Oh, raga. Ho Ma detto Carlo, questo perché... Non ma che puoi... vuoi No, fare Carlo, queste lascia cose? Stai fermo. stare, dai, lascia stare. Non posso No, usarla, ma la non posso puoi. metterla per terra. No, non farlo, dai, lascia perdere. Oh, Dodge, posso mettere per terra sta roba? No, perché Di distruggi spavento, di quello. spavento. Distruggi l'avamposto No, di che dobbiamo. spavento solo. Ah, Di spavento solo. distruggi l'avamposto che dobbiamo Sì, conquistare. spaventi solo, li fai solo incazzare che poi dopo ci attaccano ancora. Vabbè, faccio attaccare Rotto jumper, dovevamo farlo e non l'abbiamo allora. fatto. Vabbè, raga, non lo voglio nel riscatto. Io tornerò indietro, sono rotti i coglioni. Oh, che È sabbacami. uguale, Ma prendete. come? Andiamo. Ciao. Vale, Uè. vuoi venire al molo? Perché? Ho trovato un libro strano. Cioè? Comunque sono sopra di te. Leggi, perché io ho il mouse strano e non so se ho letto bene. Esci da lì, vieni giù. Non posso, li sto controllando. Allora come si sale? Da sotto.
Aia. Minchia, ho perso 3.000 cuori. Posso? Ma scendiamo, che qua mi cade di nuovo. Aspetto di fuoco. E che cazzo ne so? Vuol dire aspetto di fuoco? Non lo so, devi chiedere sempre a Pizza. Pizza aspetta, lo butto giù, dai. Ma come? Come ti fa a scendere senza cadere? Sulle scale. E come ti fa a prendere le scale? Bene, le scale le scendi da sola. No. Ah, sono dei pesci, di giù sembrava... Noi ci siamo, ah, ci sono. Mangio. Mia... Oggi non c'è un mercatino, vero? No, no. Perché ho bisogno di patate? Basta il contadino. Eh? C'è il negozio del contadino. Ah, non le vende solo alla fiera? No, no. Al mercato. Ok. Bene, sono all'avamposto i pirati. Ah? Sono all'avamposto i pirati. Andiamo? Dobbiamo vedere gli altri dove sono. Sono spariti. Il suo ammiraglio è andato a comprare la carne. Poi non lo so quanto dove sta. Allora sta da tutte e due. Eccole. E i pirati sono arrivati. Siamo pronti. Andiamo. Andiamo, andiamo. Secondo me è meglio che mi abbia un'armatura. No, dobbiamo andare pacificamente a capire il prezzo. Pacificamente vuoi andare? Ah, sei pazzo. Cioè, non hai capito chi c'è arrivato. Pacificamente, no. Secondo me ce fanno fuori. Ma ti devo dire una cosa dopo Doge, mi raccomando. Va bene. Andiamo. Come brutto. Con quel cazzo di toast, figa, mi gira il cazzo che è troppo forte. Ah. Cioè non c'è neanche sfizio a giocarci, perché? Ma perché noi non abbiamo cibo. No, ma perché noi non siamo forti nel combattere. Cioè. Ma... Vabbè, è sempre da vedere. Andiamo. Andiamo. Bravo Carlo, con una strategia buona puoi vincere qualsiasi guerra, ricordatelo. Sì, ma ora non abbiamo strategie. Esatto. Invece ce l'abbiamo. Che strategia fare? Da dietro, raga, posso entrare da dietro? Tipo. Ma che da dietro? Dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare, mica dobbiamo combattere. Con questi combattono, chissà, no? Carlo, tu in caso fai il giro. Allora? Salve. Dove sono i prigionieri? Ancora non sono qua. Perché non sono qua? Ah, il signor Barbanera oggi non c'è? Non è venuto a trattare gli ostaggi? Pare di no. Ma... Vi ricordate i nostri accordi, giusto? Ok. Giusto, quali accordi? Signor... Quali accordi? Quando venivate... I nostri accordi sono totalmente saltati quando ci ha attaccati l'ultima volta. Ok. Non mi pare che abbiamo accordi, infatti. Comunque... Non abbiamo più accordi, signor Craneo. Okay. Ma da quando i civili hanno le armi? Allora vado un attimo a prendere anche l'armatura di diamante e la spada mia con sì, esatto, Antema 4, aspetta. Da quando ci avete attaccato? Da quando avete attaccato il nostro... Avete attaccato? Voi avete attaccato? Ah, noi hanno dei problemi di memoria, vero pirati? No. Sì. Noi abbiamo problemi di memoria, non mi pare. Mi pare che qui siete venuti dopo essere... Vabbè. Ah, perché voi invece non venite mai dalle nostre parti, vero? A rubare? No, non c'è qualcuno che mi... Non c'è qualcuno che continua ad affiggere cartelli al porto, no? Vero? Sto parlando con quello lì dietro. Allora, non mi sembra che noi abbiamo rubato. Lei sta bene, sei sicuro? Sì, vabbè, ma noi non siamo venuti a discutere, a dire chi è stato a attaccare prima e chi è stato dopo. I prigionieri quanto costano? Cioè... Scusatemi. Okay. Signor Panzer, lei che parla poco, mi racconta, secondo lei è normale il terreno? No, non ho neanche sentito questa. A posto. Vabbè, comunque sta di fatto il costo dei prigionieri? No, vede lei, perché ho provato a ragionarci, però so di cosa piccola. Faccio più corto, Quanto corto? Cortissimo,
Tipo, in questa cosa che io, quanto corto? Manco mezzo pezzo. Ah. Vedi un po' di parlarci te. Allora, siccome questi prigionieri sono un pochino, come dire, non Lei calmissimi, parla con loro però, eh. siccome questi prigionieri non sono molto calmissimi, il prezzo potrebbe cambiare, un pochino cambiato. Eh beh, direi che è Ok. cambiato, sono i scemi del villaggio. Quanto valore possono avere due scemi del villaggio? Più scemi il villaggio che vi potrebbe... Vabbè, sono sempre nostri Vabbè. soldati comunque, non è che abbiamo Soldati, sono questa... civili, è un boscaiolo e Come un... sono? Come Ah! sono? Come? Sono Ah, soldati. a posto. Io ho sentito soldati. Io ho sentito pure, senti. No, non sono Allora, soldati. io parlo. I nostri Io. cittadini sono sempre No, soldati. no, 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 io ho sentito Sono delle soldati. persone che hanno Sono venduto le soldati, nostre sono tribù. civili. Se sono soldati, sì, valgono molto di più. No, non sono Cittadini soldati, sono perché un boscaiolo civili. è un Ma io, cartoliere. il signor capo della polizia, Bene, ha bello, detto che... Oh, però se sta Eh avvicinando troppo, sì, prima pure lontana un secondo me. po', eh. Ha detto che sono due soldati, quindi il prezzo sono due stack Non ho mai detto soldati. di Ma no, diamante. ma Ma quando lui mai ha sono detto due soldati, ma soldati? non so manco perché l'ha detto. È poliziotto, uno lavora la è fottuta sabbia e l'altro lavora il Lei deve poliziotto. schedare Io fuori ore di soldati servizio. sono. Io sto alle parole del Ammiraglio, signor resti Ben. indietro, resti indietro. Del signor Ben. Che mi dica? Il signor Ben ha detto che sono due soldati. Essendo soldati, il loro prezzo è molto aumentato, ma tantissimo. Due stacchi Signor per Lassitore, uno. io Due sì, dopo stacchi vengo un attimo. di diamante per uno. Oh, dove andate? Ma dove Vai, andiamo, dimmi. raga? Dimmi. Oh. Andiamo a prendere cibo. Sì, l'ho pensato anche io. Facciamo finta che andiamo a prendere i soldi, vai, vai. Va Vai, vai. bene, ok. Allora, abbiamo parlato, ho parlato con Stavo tesoriere. parlando, idiota. Abbiamo Quindi quanto è che parlato. vorrebbero? Quanto vorreste? Precisiamo. Due stack di rame, giusto? Rame? Diamanti. Ok. Non li abbiamo neanche due stack di Oh! diamanti. Ma lei è Oh, impazzito? state buoni. State buoni. State buoni. Qui non vogliamo la guerra. State buoni. State buoni. Come siete Ma lei è ancora? impazzito? Vai, io, alzate le mani, è inutile, alzate le Adduiamo che maniamoci una cosa. mani. Vai, vai, alzate le mani, prendeteli, veloce, Sono veloce. tutti incerti. Ecco i colpisti. No! Catturate questo, catturate questo, catturatelo, catturate. Ti abbiamo preso, Jumper, fermo, Oh fermo. no, Se lui è un... Raga, lui è un no, siamo due cittadino, contro uno. no? Non No, potete Jumper, ucciderlo, non siamo due potete contro uno, ucciderlo. devi fermarti. Lui non potete No. ucciderlo, ragazzi, è un Come cittadino. no? Ma si deve Ferma, stare Jumper. fermo, si deve stare Fermo, fermo. ferma. Lui è Stai buono. ingiusto. Ti abbiamo catturato, vieni. Vieni con noi, veloce. Vieni qua. Voi. Niente, Niente. voi iniziate, ragazzi. Io ho gettato Prendetelo, quello sulla prendetelo. mia. Ma Ah, se non c'è andato niente, siete voi stati siete stati attaccati, attaccati. abbiamo chiesto quanto volete e abbiamo fatto Vieni una qua. domanda. Sali Sale? subito in nave e vieni. Sale, veloce. Mangia, Dai, Vado da dimmi. me subito. Le cose dei Vai. pirati le lascio Vai, là, vai, posso Gabri, vai. prendere? No, Vai. no, prendile, prese. Vieni. No, le prendo. E fai veloce prima che ritorno. Sale? Aspetta, c'è la roba di là. Veloce, oh! Fra, siamo soli a te, corri, 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 siamo soli a te. Via. Mamma mia, che bottino. Ma non Mi so sono perché ha attaccato, non dovevo attaccare qui. attaccato. Raga, che state Guarda. a fare? Prendendo te, basta. Prendendo te, sta avete prodotto. Oh, è Jumper. Già finito di mezzo lui. Cazzi vostri. Vieni. Venga, mettilo in prigione nella cattedrale. Sì, vieni subito. Vai, veloce. No, No, lo devo portare in prigione, lo devo portare in chiedo. prigione. Eh sì, vabbè. Sono il capo Venga, poliziotto. venga. Andiamo, Venga, venga. andiamo, andiamo. Andiamo, signor Jumper. Io boh. Andiamo, andiamo. Comunque questo posto è sempre sporco. Ah, che Hai visto? schifo. Ah, prima di tutto, aspetti, Si signor muova. Jumper, prima di salire.
mi dia subito la sua armatura e... No, io l'armatura non me la do. No, no, viene restituita, no, viene restituita. Viene restituita. Subito. Oh, viene restituita. Viene restituita. Io non me la do l'armatura. Subito. E allora ti faccio, allora ti uccido. No, non potete. Ti uccido. Non potete, no, ma... siamo prigionieri, è prigioniero, io... mica non la derubiamo, è solo sequestrata, finché non viene di me. Me la levo, me la levo, bene. No, no, è requisito. Me la levo. Ti potevamo uccidere, ti potevamo uccidere direttamente. È requisito. Devo scappare. Vai, vai, Saga, Saga. Vai, vai. No, scusami, è prigioniero di guerra, gli requisitiamo tutto, mi sembra giusto. Sì, è giusto. Cioè, loro quante cazzo di armature ci hanno preso loro? Entri. Che cazzo. Va bene tutto, però. Va bene fare sconti, ma così mi sa qualcosa. Aprite sta roba. Se è stato catturato, le robe vanno prese. Venghi qua, venghi. Giungiamo. E diventa nostro, il cazzo che li righiamo. Cioè, scusa. C'è la Simon. Ancora c'è scritto. Jumper, dai, caccia tutto. Non posso. No, sì che vuoi. Non posso. Vabbè, mi dai, Ti sei fatto l'armatura in diamante. Andiamo a prendere Shiba, aspetta. No, ti uccido se non la dai. Oh, sindaco, facci uccidere. Scusami, ascolta, Jumper, perdonami. No! Andiamo a prendere Shiba, così abbiamo più uomini. È morto. Portalo qua, eh. Il nave. Allora, solo una cosa. Solo una cosa. Oh, armatura di diamante. Army ne hai? È molto bella questa armatura, penso. Army? No, questo. Dai, dammi. Vabbè, dai, questo. Dai, dammi. C'è proprio da fare. No, dai. Questo no. No, dammi. No, questo ti brucio. Jumper. Con questo ti brucio. Jumper, ascolta, se ti devono... Se sei catturato, devi dare le cose. Ma le cose quando si è catturate vengono sempre restituite. Non si possono non restituire. Ma scusami, ma allora tutte le volte che mi hanno ucciso mi dovevano ridare. No, uccidere è diverso. Anche Panzer c'ha la roba di... Io uccido e piglio tutto. Che cacchio vuol dire? Jumper, guarda che Panzer ha tutta la roba di scogna addosso. Lui è un civile, comunque non è un pirata ancora. Quando diventa pirata ha lo stesso valore. Ma che senso ha? È comunque stato catturato, è uno di loro al momento. No, dobbiamo restituire. Oh, io non vedo il senso, però. Oh, allora, intanto ecco Shiba. Dammi tutto, dai. Andiamo dai pirati. No, che tu? Quando esci, te lo prometto. Questa, guarda, questa non l'ho data. Basta. Allora, Ben, esci da qui e rimani alla prigione a osservare Jumper, ok? Noi andiamo dai pirati a parlare con loro. Sei tu il poliziotto, capito? Non penso proprio. Come non penso proprio? Deve rimanere. Sei un poliziotto qua, deve stare. E tu sei un poliziotto. Qui sono tutti marinai. Questo sono tutti marinai. Ah, è vero. Vabbè, ma come cazzo la chiamano? Ma allora, scusami, se loro catturano qualcuno tutto indiamantato, gli devono ridare le cose. Se certo. È catturato, penso di sì. Sì, catturato sì, mica hanno tolto le cose agli altri. Andiamo a riscattare Jumper per i nostri uomini. Per forza, ma aspetta non cazzo. Aspetta un attimo, fermo. C'è Ben che sta facendo problemi. Shiba non ha nulla, che dobbiamo fare? Shiba, tu cazzo è che io. Dagli da un arco e un'armatura. Ma ci sono, vedi? Aspetta. No, non è quello. Finisci, boh. No. Finiamo sempre a tarantelle. Io ho sempre questo. No, va bene così. 1, 2, 3, arco. Questo. Dov'è il signor Shiba? Tiè. L'arco ce l'ho. Vabbè, tiè. Le frecce. Pure. Ok, l'armatura è stata sequestrata. Dai, andiamo dai pirati, andiamo a trattare. Ma non ha le frecce. E chi cazzo ce l'ha le frecce? Che non ce l'ha?
Che cazzo se ne va, Jumper? No, sarà crashato. 10.000 volte al secondo. Dai, andiamo dai pirati e riscattiamo tutti i prigionieri. Ma lui senza frecce non può combattere. Vabbè, mica i pirati lo sanno che aspetta, sta lì. Aspetta un attimo, vedi... Ah, io ce l'hai, ok, allora no, aspetta apposta. Però non, non cibo, avevi nulla. Non posso correre. Te lo do io dopo. Ce l'ho io il cibo anche. No, ma non l'avamposto, proprio la base dei pirati. Sicuro? Sì, dobbiamo solo parlare. Vogliamo... vabbè, vogliamo fare una controllata qua? No, ma non penso che sono qui, che senso ha? Vabbè, allora andiamo là, andiamo là. Controlliamo, controlliamo. Sì, ma noi dobbiamo andare a prendere i prigionieri. Sì, sì. Quindi è ovvio che non li hanno qui, No, non sono qua. No, non sono qua. Avevo detto. Comunque questa cosa qua devi specificarla di più nelle regole, perché a mio parere se una persona viene catturata gli si toglie tutto. Sì, vabbè, ma loro hanno sempre restituito tutto, Vabbè, okay. Anche per correttezza. Ma c'è una nave fantasma. Io le tre armature che mi hanno rubato uccidendo. Ah, ma quella è battaglia, sei morto. Cioè, anche Panzer, ripeto, guarda cosa c'aveva. Il basso che guardi di Panzer. Tutto un diamantato, così a casa. Non aveva niente Panzer. Ma non aveva niente, il mio arco. Ah, ma non ho capito l'attacco di Scogna. Così a random. Eravamo ma ti ha colpito? Ma ti ha colpito? Sì, sì. Vabbè, siamo tre. No, siamo quattro. Vabbè, ma non può combattere, Lori. Vabbè, sì, faglielo fare, dai. Tarat, ta, tara. Era qui l'entrata, giusto, mi pare? Sì, sì. Ammettiamoci cosa. Eh sì, vai un po'. No, Panzer, non devi scendere, non devi sbarcare, stai qua. Sì, ma vai più avanti. Potete darmi il cibo, per favore? Sì, ce l'ho io, vieni qua, te lo donate, aspetta, se non è il mare si perde. No, ce l'ho io. Sì, però regà, non dobbiamo stare qua, dobbiamo stare sulle barche per andarcene appena c'è qualche segno. Vabbè ragazzi, ma ormai l'ha detto, io voglio guardare. In che senso potrebbe mancare? Oh, Gabri. Vabbè raga, mi metto un attimo qua, 5 minuti FK, okay? Sali sulla nave. Sì, no, sali sulla nave. Mi metto dietro a uno però, dai. Sì, va bene. Ah, che dolore alla gamba. Questa, no ma, it's a long, it's a the summer day, and the search, no. Questa, no ma, Mo è un problema perché è Panzer che sta guidando ora. Sì. Non so perché hanno attaccato così a caso. Io ho una sete, aspettate, devo bere. Non stavo facendo niente. Bella che Shibo entra e Shibo si ritrova che siamo in battaglia. Vabbè. Ho sentito però che Turi è stato catturato prigioniero dai pirati. Sì, perché un clown lui è... è bebiale, ora stanno in prigione lì. Domani devo tornare al lavoro, mamma mia, voglio mettermi un dito nel culo. Te lo metto io se vuoi. Oh no! Ma io gli ho detto che siamo qua, ma non sta arrivando nessuno. Mm.
È stato un azzardo di questo pirata, si vede che non c'è barba nera. Ok. Sì, quell'attacco non l'ho capito proprio. Ok, quando non c'è barba nera questo succede. Perché credevano sempre di vincere, l'ultima battaglia hanno vinto. Credevano di vincere con Dr. Toast. Invece abbiamo visto che non sono immortali. Io sono AFK in casa. Comunque è bello saltare tra le tre bacche, guarda. No, sto cadendo. Ti muovi troppo, Gabri, stai fermo un attimo. Guarda, guarda. Hai. 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 Non mi sembra il caso di fare questa cosa. Mi scusi, qua 10 anni per fare da casa. Oh, proprio allo stile messicano. È stato bellissimo. Pirla. Che coglioni. È un messicano. Sto a posto qua? Ve sbrigate. Stiamo aspettando scogna. Mi spacco tutto. Base. Vado io, vai. Russian roulette. No, aspetta, almeno non puoi andare. Ok, facciamo pace. Vado un attimo a contrattare. No, 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 andate di là voi. Ha detto che devo andare solo io. Così facciamo subito, senza aspettare scogna. Aspettiamo scogna. Non faccio andare da solo. Veniamo anche. No, 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 oh, scivo, dove scivo, cazzo scivo. Siete? Andate tu via. Rimani. Ciao, scogna, sei bellissimo.
Dov'è la prigione, mo? Ah. Liberi! Venite veloci, ora vi riportiamo Jumper. Anzi, facciamo così, dai. Così risolviamo subito senza che lo facciamo andare avanti e indietro. Ciao Jumper. Ah, Jumper, l'armatura. Mo te la porto, aspetta. Grazie. Tara 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 tara. Ehi. Ok, andiamo, possiamo andare via. Veloci, tornate a casa. Io un attimo devo prendere l'armatura del pagliaccio. Chi è il pagliaccio? Ciao, signor Ben. Abbiamo liberato Abbiamo i nostri combinato, prigionieri gratis, hai visto? dai. Addirittura gratis, bene, Eh sì, gli abbiamo dato Jumper indietro, loro ci danno i Naomi. Allora, andiamo di qua, chiudo la porta, prendiamo l'armatura di Jumper, metto in modalità game mode, sennò questo mi ammazza. Ok, Jumper. Aspettate, tieni pagliaccio. Dai. Questa cosa è durata troppo a lungo. Posto? Posto, sì. In realtà ci starebbe uno che c'ha pure il mio arco di conflame, però vabbè, fa niente. Quale? Un arco, non mi ricordo manco, però vabbè, fa Io non niente. ce l'ho, ho trovato sto arco. Via di a pizza al massimo, però. Ma che era dentro nella cappa. Non mi importa per Vabbè, scontato. dai, ritorniamo alla vostra città. Sì. Ciao. Ciao. Comunque posso dire una cosa? Dove sta Jumper? È andato. E vabbè, niente, lascia stare. Andiamo. Detto. No, niente, volevo dire una cosa a Jumper, se n'è andato. Ma dove sono gli altri due? Oh? Daniel, si è perso tanta roba. Ma già se ne sono andate. Ma scusa, dove stanno le nostre navi? Ah, sta qui, ecco. Vedete? Salga e andiamo via da Vai. Da stregno puzzolente di pirati. Sto covo di pirati Non ho che capito puzza dove di sono me. Scippo e gli altri. Aspetta. Non lo so dove siano. Ai ai ai. Dai, io ancora non ho segnato nessuno perché ancora non devo segnare nessuno. Neanche oggi siamo ce la siamo capita. Abbiamo vinto perché il pirata Perché ne ha Craneo fatto Borraccio ha stupidaggine bevuto di troppo attaccarci. rum e ha deciso di attaccarci. Esatto. È Hanno fatto stato un errore del stupidaggine. pirata, è stato l'errore Esattamente. E noi siamo stati bravi a cogliere. Vabbè, all'inizio non abbiamo risposto, ma stai gentile a dire calmatevi, calmatevi, ma hanno continuato e è stato giusto attaccarli poi. Ma gli ha preso la cassa quell'armatura? Perché Eh sì, non l'ho dove? visto che la prendeva? Oh, comunque è bello che i nostri miners sono proprio andati a fanculo. Mi fa Sì, piacere. infatti non ho capito perché. Voilà. E vabbè, dai, abbiamo vinto un'altra battaglia. Accumuliamo Qua vittorie, l'attiviamo. accumuliamo. Vabbè, me lo prendo io, l'attiviamo. Lo darò a qualcuno che è più bravo me, di me dell'altro. Shibo, allora, Shibo Panzer. Ma adesso voglio capire perché se ne sono andato. Niente di sbagliato. Ebbene, Probabilmente siamo scusa. riusciti vittoriosi. Ragazzi, dobbiamo E ci hanno festeggiare. detto di andare. Abbiamo vinto, ragazzi, un'altra battaglia. Ma Doggo, Doggo, vieni, vieni. che Ora posso sono vedervi una cosa? venuto. Ma se avete detto andiamo Oddio. via, da Panzer, quella. venga. Se avete detto andiamo via, dovete andare via quando dite andate Ma che cosa? Io stavo piantando i semi sotto e tu mi hai lasciato da via. Ma solo. che E pianti i oggi semi è. nella base dei pirati? Guarda, guarda cosa ho ottenuto.
aspetta, guarda. Prendi in mano. Una parte dell'isola. Ma abbiamo una parte dell'isola. Dove è andato? Sì, queste informazioni vengono pagate però. Aspetta, andiamo un attimo. Pagate. Magari. Dove cazzo sono andato? Signor Ben. Buonanotte. Piano su. Buonanotte Ben. Ben, guarda qua cosa abbiamo trovato. Che cazzo è stato? Cosa ho trovato? Papà. Hai visto? È la base. Lascia. Che la devo pagare, ancora non è andata. Cioè, la rubo, comunque. Addirittura. Sì. Bene. Ai. Vale, enter per quanto resta aperto il server. Puoi fare come vuoi, Dani. Ma io da cartiere posso prendere anche queste, tipo, di pagine vuote? Tipo mappa? Beh, certo che puoi. Silberto, ma hai visto cosa abbiamo qui? Di ossidiana, quella tutta lavorata. Lei me l'ha fatta pagare un sacco, quando non serve un cacchio, se non per abbellimento. Cosa? Come si chiama? Quella lì! L'ossidiana tutta venata. Ah. Me l'ha fatta pagare un bel po' e non serviva un cazzo, dicendomi: ah, questo serve per un sacco di cose. Invece non ma so intanto, guarda cosa ha trovato Bebiale. Cosa ho preso? Perché l'ho fatta io. Come? L'ho trovato Bebiale. Prendi in mano. La mappa. Abbiamo la una mappa parte dell'isola. Bene, bene. Il cartiere può fare questo lavoro, effettivamente. Ci può costruire una mappa in centro città, nel comune. Sì. Tieni intanto, Bebiale, fai questo. Se riesci a mappare tutto il villaggio, ok, ma potremmo pagare bene. Ok. Però fatta bene, mi raccomando. Bene per i prezzi. E ovviamente devi aggiornare lei, anche la mappa ogni perché volta. Lei mi vuole un po'. Vengo un attimo. A Boscaiolo. Hai visto lì c'è l'avamposta? Quella è l'avamposta. Sì. Bene, ma guarda dove lavorerai tutta la vita, vieni a vedere. Io non riderei. Pazzo. E di qua si può dare l'allarme. Sì, si sente. Abbiamo già fatto i test. Si sente sia nel mare, sia vicino a Molodinati, a casa di Panzer, vicino a casa mia. E poi c'è quello del porto militare. Quindi abbiamo doppia cassa. Ah, che sogno. Sono vecchio. Avvertirlo. Ciao Felipe. Questa Felipe abbiamo vinto un'altra battaglia. Sì. Lei temeva i pirati, ma i pirati sono deboli. Senza barba nera. Pure rubato del loro. Biologico. Sì. Va bene. Cibo. Poi. Le verghe del Blade. Sì, scogna, tranquillo, lo so. Vabbè, arrivederci. Però è giusto che fate togliere tutto come abbiamo fatto con noi con Jabra. Abbiamo fatto togliere tutto e poi abbiamo restituito le cose. Ciao, signor Simon. Salve. Vuole altri diamanti? Quanto me ne fa? Sempre la prezzo dell'altra volta. Me ne dai, sai? Va bene, vieni. Piccone? Sì.
Ma mio fratello è venuto. Sì, ma ha visto poco oggi. Sei diamante, detto? Sì. Tieni. Dove cazzo? Arrivederci. Però non ha pagato le tasse. Arrivo a pagarle. Quanto sono? È sempre lo stesso. Le tue tasse. La tua attività sono, aspetta un attimo, sono 25 e 35. 35. Ok. Cosa, dimmi? Guardi, ho fatto la cosa. Questo è il comune, guardi. Poi, questa è la parte più sud. Aspetta. E questa più sud ovest. Se lei, mentre percorre, lei può guardare... Stiamo scambiandole, perché con la mappa non basta fare tutto. Ah, ok. Questo è il comune, poi scende, poi switch con l'altra mappa che è del sud, che la porta direttamente qui. Ok, quindi questa poi ci porta qui. Okay. Nadia, posso chiedere una cosa? Mi dica. Allora, per le battaglie là contro i pirati ho preso varie armature, utensili in ferro, posso venderle, posso venderle allo Stato? Sì, devi parlare con l'ammiraglio se hai bisogno di attrezzature, con il poliziotto se vogliono attrezzature. Ah, devo chiedere a loro? Sì, se le vogliono, in caso loro le vogliono mi viene a fare il prezzo poi. Ok. Allora, beviale, vieni un attimo. Devi fare però il modo che la mappa sia tipo nei quadri, giusto? Deve essere? Sì. Ok, allora aspetta, col comune compro un attimo i quadri da me. Servono i quadretti là, come si chiama? Sì. Le cornici, come queste, in teoria. Le cornici, ok. Tipo queste. Visto che le produce la mia attività, le compriamo un attimo. Allora, così facciamo il test. Quadro, item frame. Dovrebbero essere quelli che possono track. Okay. Ne ho prese 7 per sicurezza. No, facciamo finta che lo vogliamo mettere qua. Allora, parti dal punto più in alto, che sarebbe vicino alla casa. Mi sa che non funziona così. Aspetta. No. Ma non li riesco a togliere. Oh, aspetta, forse era troppo lontano. Ah, ecco, okay. Qua, vede? Però qua è scomodo, aspetta. Tipo qua. Ok. Aspetta, questo però deve essere... Che scherzo fa? Una cosa carina, aspetta. E chi? Mamma mia, quanto sono bravo. Ma ne servono altri di queste, ne so. Ok, perfetto, abbiamo già una parte della mappa della città. Finto. Vedete? Ora vado un attimo col comune a comprare altri di questi. Se riesci a procurarmi anche map. Ah, sono finite. E come cazzo si facevano adesso? Oh, devo comprare la pelle, non ci credo. Allora, questi sono i soldi del comune. 104 dei soldi del comune, questi miei. Vado a comprare la pelle. Aspetta, fammi vedere, vediamo quanto posso fare.
avete aperto. Il fatto è che mi servono le bustre, dojo. Quanto costano le bustre? 10. Una. E mi servono un sacco. Eh beh, lei fa, c'è il prezzo, poi mi fa sapere quanto ti devo per tutto. Sì, sì. Ma come la faccio la... Cioè, io adesso salgo di qua, dove c'è l'apicoltore. Ne faccio un'altra di mappa. Eh sì, devi fare in modo che sia ben mappato. Nel senso che, ad esempio, ma vedi qua, si ferma qui. La vogliamo fare da qui, per adesso, fino a qui. E per forza. Quello è il limite. Ok, quindi anche punti vuoti in cui non ci sono strutture. Sì, poi quando facciamo proprio una sala, magari sotto, facciamo una bella sala della mappa. Oppure magari la possiamo fare... Ma se la facciamo qua dentro? Ah, qua, cosa ne pensate? Andate a vedere. Tipo in faccia a sto muro che è più grosso. Fai tutta la mappa. Sì, aspetta, ora prendo tutto, aspetta. Lui dice bello perché vuole vendere, però... Io... male. Allora, noi partiamo da qua, dai. Quindi noi abbiamo tre pezzi, abbiamo detto, di mappa. Quindi questo lo mettiamo qui, questo qui. Ok, perfetto, così molto meglio. Ottimo. Ottimo. Allora, io vado un attimo intanto a creare i quadri, ok? A dopo, ciao. Dov'è Giampizza? Giampizza! Oh. Comunque, Scogna, non ho capito perché gli hai fatto quell'attacco, poi. Doge può venire? Aspetta, stiamo facendo una... dimmi. No, dobbiamo andare a casa di... mi compra quasi tutto, te lo dico. Cosa? E per quanto riguarda l'armatura e tutto. Ok, quanto dobbiamo dare? No, lo so, ma facciamo un calcolo, se porca puttana. Esci. Vabbè. Ah, Ben, vieni a vedere, ho una sorpresa per te. Chiudi gli occhi. Facciamo un attimo sta cosa. Aspettavanti. Chiudi gli occhi e cammina senza guardare. What? Ce la fai a arrivare a comune senza guardare? Ah, ma sono già... Senza guardare. Ma che cazzo? No. Doge. Mi dica. Vabbè, vuoi pagare le tasse. Ok, va bene, venga. Vedi se c'è il signor Gilberto. Al comune. Ogni mappa. Ah, oh, non è, allora aspetta un attimo. 8. Madonna. Qui. Volevo dargli qualcosa. Che ho trovato nella mia. Cioè, nella mia officina che non uso, va bene? Aspetta un attimo, ce l'ho. Ok, grazie. Le do già le tasse, ecco. Devo aumentare un po' il prezzo di questi cose, costano troppo poco. Hai pagato pure le tasse? Sì. Pensavo che ci fosse un terremoto. Stiamo lavorando qui. Guarda, vieni al comune, ti faccio vedere una cosa bella. Vieni al comune, ti faccio vedere una cosa bellissima. Mm.
Però farei questa qua. Ah, ma sei sotto. Sì. Ma ci sono i mostri qua. Doggio. Per il momento posso prendermi la cartina. Cosa? Questa. Per il momento posso prendermi la cartina questa. Così mi localizzo. Ah, sì, vai, vai. Sto vedendo come veniva. Intanto sto investendo un sacco di soldi per fare sti cose. Sembra, infatti, altri soldi. La mappa della città. Ma l'avevi capito? Oh cazzo, non c'ho mai. Oh cazzo, 8. Talmente che sono rispettoso. Comprato quello che potevo. Ok. Oh, avete cambiato casa? Chi ha cambiato casa? Dici la casa nella vita reale, sì. Ogni volta che me lo chiedono in... Sì, siamo nel nuovo appartamento. Oi, Asdrubale, hai fatto a trapelle Sì, però. Anche perché a me. c'ho quasi il stacco, ti devo dare le cose che vuole. Sì, vieni un attimo, seguo come un attimo, aspetta. Guarda quanti stacchi ho fatto comprando, vendendo la roba per... Devo comprare la tua pelle, vieni, vieni. Intanto. Serve tanto la tua pelle oggi. Te lo Comunque... dico, sono un po' di armatura in ferro. Ah, solo roba in ferro? Una spada in diamante e un elmo in ferro incantato. E basta. No, vabbè, sono un bel po' di roba. Alfredo. Scusate, ma avete visto il signor Felipe? Era al 19. Ah, ce l'hai la pelle apposta. In caso mi servisse. Posso darti tutta sta roba? Dammi, dai. Ma quanto vende un armatore? Cioè, tipo quanto compri le armature in ferro che te le faccio pagare di meno rispetto a Solitamente quello? nuove dal tipo 64. Un'armatura Un'intera. completa nuova Sì. 64. Vabbè, te la faccio pagare Ciao. 32. Aspetta, questa è una nuova. Poi c'ho altre cose nuove, cioè i pezzi singoli invece quanto vuoi fare? 10? Vabbè, Che ne so, fai come si fai 10 perché se no diventeremo scemi, fai conto. quindi là sono 32.
42. Ok. 52. Ok. 62. Ok. Questo qua potenziato quanto vuoi fare? Cioè protezione? Non è abbastanza rotto però. E quanto vuoi fare? Sempre 10, dai, fai rettamente morto. Ok, questo qua vogliamo. Facciamo queste due insieme 5. Che dici? Sì, vai. E vabbè, questa 72 qua 5, siamo. Questa qua 5. 82. Vabbè, tutte quelle gialle a 5. La spada in diamante. 82. 97 quanto siamo. È? La spada in diamante quanto è? Non lo so, la spada in diamante. A quanto la tu? Solitamente è dalla 30, solitamente. Facciamo un diamante costa 20. Un diamante costa tipo 15-20. La spada intera quindi, 30. Facciamo 30, facciamo 30. È nuova. Sì. E so. Poi le frecce. Ma non l'ho presa. Ah, ecco. Le frecce quanto vogliamo fare? Ma le frecce ti servono a te? No, io c'ho infinito. Ah, però le frecce mi fai acquistare. No, le frecce no, le frecce no, è uno scudo. Quanto lo compri uno scudo? Lo scudo tenetelo tu come ricambio. No, no, no. Oh, ma siamo fuori. Oh. Vai, visto? No, ma che... Porco Dio. Oddio. Ti ha massacrato dal gregge. Oddio, l'ho visto in diretta. No. Oddio. Oddio. No, ecco cosa rimane. Ecco. Oddio. Vabbè, poi, vabbè, tanto non è importante. Vabbè, le accoppie. Quanto lo fa uno scudo, me ne frega un cazzo. No, lo scudo non mi serve. 92, 102, 112, 122 ti devo dare, ok. Ma capisci perché bisogna mettere i parafulmini, brutto coglione? Ma vuoi accoppiare gli animali adesso? Ma ti porto i soldi. Accoppia gli animali, intanto. Ma lei, i parafulmini devi mettere, non mica gli animali. E io, che cazzo mi serve? Chiedi a Panza che arco ha, che mi ha bisciottato, ma mi pare che Nati aveva trovato quest'arco che era veramente forte, tramite pesca. E non mi ricordo quell'arco che gli hai dato P. Ma cosa? Ah, aspetta, bella strada. Tu gli hai venduto a Panza un arco molto forte. Ciao. Hai visto cosa stiamo facendo nella sala nostra? Sì, stanno progettando la mappa. Abbiamo comprato un po' di attrezzature rubate da Panzer. Abbiamo pagato veramente pochissimo, un sacco di roba. Rubate da Panzer? Sì, ne abbiamo dettagli. Detto 122. Okay. Eh? No, parlavo come se stavo facendo un po' di conti. Dove l'ho rubato? Aspetta. Tra l'altro poi un botto di schegge di ameriste e la pizza. Sì, ora vediamo di venderle un po'. Abbiamo anche qualche diamante. Qua siamo pieni. Qua abbiamo i diamanti da vendere. Oh, vedo di vendere sta roba. Dobbiamo togliere. Paghiamo a Ciruzzo. Devi prendere tre verruche e basta. Ciao Felipe. Felipe, ti interessano la lapislazzuli e scheggia di ametista? No. Niente? Non l'ho sentito perché... Ha detto, ti interessano scheggia di ametista o la lapislazzuli? No. Affanculo. Venga qua. Cioè, devo una cosa. Cosa? Ah, hai visto che... Signor sindaco, se i miei servigi non servono più a me, andrei a fanculo.
Vada pure. Vada, vada. Me ne vado? Allora, visto che buonanotte, notato, allora. Buonanotte. Visto che ho notato che il comune è un po' un sporco, ho fatto recanto. Spazzano. Smetta a pulire un po' per terra. Che cazzo se la spazzano in questo gioco? E puoi pulire per terra. Mi piace. Ho trovato il mio giocattolo, perfetto. Tu ne do uno a Nati. Ciao Nati. Aspetta, 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 venga con me, venga con me. Abbiamo trovato cosa far fare a Nati, eh? Nati, ho un regalo per te, guarda. Ma che cosa? La spazzola per pulire a terra. Che stai facendo? Guarda, un regalo a mia moglie. Ascolto. Ascolto, è ovvio. Ti servono queste? Non ho soldi per pagarti. Come, non hai soldi? Te li compro io, te li compro io. No, tu li vendi il doppio per lui. No, io non li vendo, non vendo un cazzo. Ma sai perché non sta vendendo un cazzo? Perché il comune sta vendendo tutti i tesori che ha trovato da degli altri. A me mi interessa, quanti li fai, ma? Ogni diamante 10. Quanti ne hai? 22. Quanto fa? 220. Ah, 220. Non se manco secondo. Però guarda, sono 4 stack quasi. No, no. Scusa, mi tu li vendi a 30. Vabbè, comunque vado un attimo a pagare il pagliaccio. Vai, di guarda quanta roba. Non nello shop. Allora. Aspenate un attimo solo. Devo pagare quel cristiano ancora. Tieni. Posso, grazie. Non compra niente, eh? Ti serve la pietra rossa, pizza? Polvere di redstone. E questo, che bello. Comunque, ora... vale, è una cosa. Dica. Ho visto la chiesa, ok? Schifo quelle che si possono costruire così. Ma già l'hai costruita? No. Hai fatto un cazzo? Eh? E che cazzo hai fatto tutto il giorno? Volevo farlo, però... Ah, io una volta ti ho visto quando mi sono tippato. Stai dicendo lì sotto quando mi sono tippato? Ah, no, mi stavo facendo le miniere, che sennò metto una vita. Boh, mi dica comunque. Che cazzo c'entra adesso il buco? Il buco? Quello con le rotaie. E no, ho visto le chiese, quelle che si possono costruire a mano, fa tutte schifo. Vuoi fare un copia e incolla, ho capito, facciamo il copia e incolla. Davvero? Come puoi fare? Sì. L'abbiamo fatto per il villaggio dei pirati, l'abbiamo fatto per il comune, per la chiesa. Ma con la chiesa è un monumento, quindi. Allora fammelo fare un punto un po' migliore, quella merda. No, vabbè, dai, era bello lì in alto, sembra un monastero. Sì, allora se lo... Vabbè, vediamo. Se mi fa fare copia e incolla, vabbè. Ah, non so se Jumper non lo farà mai per questa cosa. Jumper è stato catturato oggi. Sono andato a parlare con lui. Vero? No. Niente, no, il prigione era un po' deluso. Ma è stato bellissimo. Ma il bello è che ci hanno attaccato loro, noi stiamo facendo, stiamo parlando di... Sì, però non credo che attaccare in due contro voi quanti eravate. Vabbè, io ero un civile, ma sono stato attaccato io, quello è stato l'errore. Sparavano a me che io stavo scappando e gli altri li hanno menati. Chiedete il dojo, chiedete il dojo. Felipe! Prendi i libri incantati. Cosa ti serve? Efficienza. Quanto? Efficienza 3. Per cosa? Per un piccone. Io ero piccolo efficienza 4. No, efficienza, voglio il libro efficienza 3, efficienza 4 no. Sì, allora, c'hai un piccone già incantato, no? Oh, che è quello? No. Ma sai che... Oh, ti piace proprio l'oro, vedo. Ma d'accordo, fra questo è il regalo per Nati. Vedi? Ti piace? Va bene o no?
Sindaco, che cazzo stai facendo? Ma perché sei toro tu? Che siete tutti di diamante, non mi piace questa cosa. Devo essere un po' Adesso diverso. diamante incantato. Quindi Daniel, aspetta. Dani, a voi queste? Ma non te vendere a me, così. Li voglio, però se me li dai gratis, perché non ho più soldi. Allora, ciao. Quando hai soldi te li vendo. C'è un bruscolo Oh, tocca a Hugo! Ma la prislazzo li vuoi? Ma lei non servono un cazzo, Sembrano per perché incantare. ma ce ne ho quattro stacchi! Ah, io massimo gli regali la pislastro, perché non me ne faccio un cazzo, cioè appunto è qua. Allora, prima o poi ti devono finire a livello. Non, cioè, veramente un incantamento me ne toglie tre, cioè dovevo incantarmi tipo 40.000 Ya, cose. bro, Tino, io me ne faccio una Grazie, siga. grazie, No, grazie. no, no, che ne dai gratis, se no non posso vendere, coglione. Grazie, grazie. Ma me li scavo adesso gratis. Andiamo Ah, ma a tipo comune che una. devo passare i minerali e qua non comprano niente a sti Ma pagliacci. io voglio i diamanti. T'ho detto 220, porta. Ma ne compro uno stacco. Uno stacco 200. Uno stacco di rame. Ah, cagà. Se vuoi con uno stacco di rame te No, ne do mi. 6. Appunto, ne voglio 6. Poi Ah, è pieno, porta. cosa ti serve del comune i soldi che siete pieni? No, perché li perdiamo i soldi, stiamo investendo. Vabbè, ti pago il Guarda, lapislazzo, vedi, così vediamo. guarda, guarda, ti faccio vedere. Vedi lì? Quella l'abbiamo pagata, vedi il porto lì che l'abbiamo pagato. Sì. Dove cavolo Dolce, sei? ma cos'è quella torre là sopra? È la torre La torre della per distruzione. antipirati. Abbiamo promesso sicurezza, l'abbiamo fatto. Funziona? E certo che funziona. Chi deve Sta uno che funzionare? sta. Mi dai sti soldi? Non ce l'ho, vado a prendere. Vai a prendere. Vuoi la bislazzo? Sì, ma No. se io scavassi questo blocco qua. Fatto. Solo lo faccio. Scavalo e poi ripiazzalo. Via, via, andate fuori. Devo parlare con Bebiale. Ma dove va Bebiale, Ah, senti? scusa, pizza, vieni un attimo. Che Pizza, vieni un cazzo attimo. vai, Bebiale? Volevo mettere lì. Ah, bro. Ok. Se questo blocco qua, no? Quante ne hai fatte? Ne ho fatte 3, 6, 8, tipo. Te faccio vedere. Di 8, Oh Gesù Cristo, aspetta. 9. 9, sai. Allora, questo è dove abita Calogero, ok. Questo non so dove cazzo sia. Questo è. Ma che è sta roba? Dov'è qua? Vabbè, quando la metto insieme la capirò sicuramente. Qui il ghiaccio vedo, quindi deduco che sia a fianco. Questo è il molo della fabbrica. E questo. Vabbè, intanto mettiamolo, via. Così vediamo Vai, vai, vai. quando abbiamo. Vabbè, così non capiamo un cazzo. Allora. Partiamo dal pezzo che ci interessa. Che è il Il comune. comune. Che ci Facile. conviene metterlo proprio centrale. Qui. Ok, questo si trova Il molo. qui. Aspetta, Tutto perfetto. provo troppo basso. Se sì, dobbiamo partire. Da dove? Forse da qui. E No, sono andato troppo alto. no, poi ci mettiamo qualcosa per vederla meglio. Questo qui, immagino. Sì. Ok. Il carcere sopra, dove vedi tipo un blocco scritto Ah, ecco grigio. cos'era questo, il carcere. Ok. Ti giuro questo non so che cazzo sia, ma penso che. No. No, a sinistra, a sinistra, penso. No, sì. La prima si è diventata solo. Lì, ecco. Se c'è un blocco tipo tutto vuoto, è la stalla, quello vicino alla stalla dove devi Questo costruire la sì. chiesa. Sì, questo. Questo immagino che sia qui. Questo è qui, sicuro. Questa invece è la casa di Calogero. Aspetta. Quindi questo verrà praticamente Ancora più sopra. qui. Dovrebbe essere qui. Ok. Già una mini ricostruzione l'abbiamo. Sì. Quanto ti devo per questo 1, 2, 9 mappe? 9 mappe, considerando, pago la bussola 8,
15 a mappa. Ok, va bene. Aspetta che si sta volando. 15 per 9, speriamo di prendere la calcolatrice, insomma. A una certa ora non ragiono più. 135, ok. Due stack dovrebbero essere. Vieni, vieni. Allora, aspetta un attimo, mi sistemo le cose. Poi nella prossima sessione ne produco altro. Sì, sì, fai con Camo andare troppo di fretta. Già abbiamo una mappatura buona. Allora, 135 quindi. Questo 120. 120. Ok. Sono 60. 60, 120. 135. Per sbaglio stavo dando di più. Perfetto. Ho dato di più. Tipo 128 più 15. 135. No, 128 più 15 fa 143. Da sicuro, non è che avevi saldi tu addosso. No, no, vero. Mi hai dato due stack e 15. 120 più 15 fa 135. Oh! 64 più 64 fa 128. Ma io ho dato 60, 60 e 15. No, mi hai dato due stack da 64. Allora dammi i soldi indietro. Certo. Quanto? E che ne so, sei, quanto te l'ho dato? 7, devi andare indietro. No, 8, scherza, 8. Hai visto come sono leale? Bravo, così si fa nella vita. Intanto. Si spazza un poco. Sì, era sporco. Nati, vieni a vedere la mappa. Nati, hai makeup? Ho visto. Ciao Carmela. Nati, vieni, vieni. Ho fatto tutto oggi, vero? Facciamo dimenticare via dei documenti la gente. Ah, ma non abbiamo preso il secchio, ecco perché. Facciamo domani. Anche questo. Dove sei nato? Al nodo. Vieni con me. Aspetta. Devo prendere i soldi di oggi. Ok, credo che questo stack di alga bastino per venerdì. Basta. Perché c'è la Netherrack? Perché? C'è la Netherrack. Cosa? Dimmi. Niente, andiamo. Questo però quanti porco anni letto, da quando sono venuto per la prima volta a Minecraft c'erano poche case e mo è pieno di case. Siamo anche 26 player. Aspetta, c'ho i soldi in mano. Ah. Vanno li posare a casa, prima li riperdiamo. Pure ho guadagnato un po' di soldi, grazie a come. Allora, che stai facendo? Sto aggiustando. 3 sacche e 18 ho fatto oggi. Pensa che anche io ho altri soldi. Vabbè, ma perché ho fatto le mappe, a parte le ho comprato le pelle. Ne compro altro adesso. Dai, fammi vedere qui. Vieni? E poi... Sì, compro la pelle, faccio delle cose e poi stacco anche. Vieni a vedere. Aspetta, bello il server, complimenti. Se potessi fare anche tu RP, sarebbe stato, ti sarebbe piaciuto.
Guarda. Questo. Quello che sappiamo, che conosciamo? Sì, tutto quello che conosciamo di questo mondo. E dov'è la... come cazzo si chiama? Blackwater. Dobbiamo fare altre mappe, ma ci vuole tempo. Non è facile. Prima stiamo mappando tutto il villaggio. Voglio fare però giù, in qualche posto, facciamo un tavolo enorme e facciamo tutto a tavola, perché così non si capisce un cazzo. Ci serve una sala enorme per fare la mappa, fatto bene. No, 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 voglio fare qualunque cosa sia successa. Fammi andare via, che c'è la mia tenda da scrivere. Che cazzo? Sono esploso, ho perso le parti della vita. Qualcosa è esploso lì dentro. Sono stato io a colpirti con un pugno e levo mezzo cuore. Ma che mezzo cuore che una persona fa la vita? Ma se ti ho colpito un pugno, forse non avevi mangiato. Boh, vabbè, comunque... No, la pelle non la tengo con me. Vado a comprare la pelle. Comunque, sono piena di armi, ho bisogno di venderle. Quando la compri? Mica devi subito vendere. Ma non ho più spazio, mi serve un'altra cassa. Fatta. Poi te la vengo a comprare. Io sto uscendo. Quanta pelle è ancora? 12. Ok, ho consumato nuovo tutto. Più che altro dovrebbe sapere poi tutte le regole del serio. Tutto rotto. Wow, devo comprare legno, mi sa. Un po' di legno. Sono 8 perle dell'Ender, le vuoi? Ti do 10 di rame. No, prendiamo quello. Vai via, dove scemo? Vai, vado a dormire. Io devo un attimo fare shopping. Rimani a dormire sul tuo e Dani. No, rimango solo io, mi sa. Ok, sta andando anche Dani. No, ciao, pizza e un clown. Sono rimasto da solo nel server, ormai mi hanno lasciato tutti. Mi hanno abbandonato. Come nella vita reale, tutti mi hanno abbandonato. Oh! Oh! Ora non ci casca più, vale. Bene, dopo 7 volte. Ah, domani devo tornare al lavoro, Dio cazzo. Come solo il pensiero mi uccide. Ci voglio proprio tornare. Quanti soldi ha fatto questa? Non l'ha presa. Ti prego, dimmi che ne ha tanto. Sono due stack. 1, 2, 3. Ah, c'è gente da gli sistema. Oh, vabbè, compro questo, dai. E questo lo uso per le cose che mi interessano. Sei rimasto da solo. Sì, devo finire delle cose. E che ho avuto anche io un sacco di soldi tramite l'attività.
Ah, comunque Panzer, hai finito di nuovo tutte le Aspetta, togli la monnezza. Oddio, non lo so, Panzer, hai perso un sacco di mucche. Cani femmine. Tipo che non fa mai prato. Ma devo, non vedo l'ora di fare la casa, ma prima devo finire cose più importanti. Allora, prima di staccare, diciamo, andiamo a fare questa assenza. C'è stato, c'è stato, non c'è stato. C'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato. C'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato. Non c'è stato, mi pare. Joy, non c'è stato, non c'è stato, Nebbia c'è stato, non c'è stato, Wolverine è venuto, Giubecca c'era, Carbo non c'era, Pixie c'era, Scogna c'era, Blaze non c'era, Marco non c'era, Lottotost è venuto per poco, Shibbo l'ho visto, è venuto, Abifrizz è venuto, ok. Sembrava che mancava più. Ah no, perché veniva e andava, veniva e andava la gente. Cioè sono stati alcuni in un certo orario e alcuni in un altro orario. Poi, dove leggi server? Leggi server. Abbiamo finito da composto. Dobbiamo fare queste tre adesso. Porta una nuova città. Primo mercato. È questa. Per ora. Per ora. Ferma. Ok, la costruttrice fa ste cose, finito ste cose mi faccio fare la mia casa. Poi, Basta, sto facendo quella roba per pubblico. eh sì, ora facciamo uno e due, siamo Poi ha già fatto la avanti. casa enorme per i poliziotti, che non No, so deve cosa finirla, quella casa dei poliziotti. sia. Ancora non l'ha finita. Deve finire, e non ci sono, quindi ha approfittato di fare per noi. E deve fare la casa mia, ma non c'è più richiesta come prima di costruzione. E quindi dopo un tot devi trovare qualcosa da Ah fare da fare. no, ti devi fare a te la pescheria delle tartarughe, giusto? Vuol dire per scrivere tanto? Comune, No, mercato e vale, dovevamo portone. buttare la spazzatura. Domani mattina lo butto io. Fatto. Interesse nel nuovo villaggio queste due? No, comunque gli è rimasta poca roba. Porto. Primo mercato. La pescheria di Nati che ci vuole niente. La casa mia. L'officina di Daniel forse in futuro. Queste cinque cose. Almeno lei. Giovi invece sta facendo. Due o tre attività mi pare. Sì, Panzer va bene. Abbiamo fatto tutto. Perché il signorino c'ha un paio di cose, deve fare. L'attività di Wolverine, mi pare. Mi pare, basta poi. Ma
Devo parlare con lui, devo chiedere quante cose deve fare. Perché Ciubecca c'ha la pescheria di Nati, porto, primo mercato, la mia casa. Ah, la sua attività deve fare, quindi 5 cose. Officina di Daniel nel nuovo villaggio, magari la fa fare a Giovi, appena finisce quella di Wolverine. Ah, e c'ha la casa dei ragazzi. Allora, la stalla l'ha fatta anche una seconda stalla. Ah, quindi Giovi c'ha l'attività di Christian. La stalla di Panzer. E basta. Ah, ok, perfetto, Daniel. Quindi Giovi c'ha queste due cose. Ciubecca c'ha Porto, primo mercato, l'attività di Nati, la casa dei tipi, la mia casa e la sua attività. Lei c'ha 6 cose da fare. Poi non so come vuole, da cosa vuole iniziare. Penso la mia casa la faccio fare come ultima. Prima gli faccio fare tutto il resto. E poi la mia casa. Perché lei ha 6 cose. Una l'ha quasi finita. E diventano subito 5. Per sabato e domenica ne finisce queste due. Quindi rimangono 3. Casa mia, la sua attività. Ah, e la cosa di Nati subito la fa. Quindi solo casa mia e la sua attività. In 2 sessioni finisce 4 cose. Poi le prossime sessioni finisce la sua attività e la mia casa. Non so quanto ci mette la mia casa in realtà. E quindi poi i costruttori. Diminuisce il lavoro, ragazzi, eh? Anche i costruttori. Comunque, Panzer, dove sei? Oh, intanto io sacco la live, ragazzi. Vi auguro a tutti una buona e felice notte. Grazie per essere stati qui. Evviva la bucciacca. A domani, ragazzi.